Allora, salve gente, comincia qui il mio gameplay di Fallout 3. Non indugiamo ulteriormente, voglio solo dirvi che sarà un gameplay abbastanza lungo, esteso, a modalità difficile, dove voglio insegnarvi principalmente a sopravvivere agli inizi del gioco, poi andando avanti, esplorare, risolvere quest, trovare oggetti, cose interessanti, il tutto condito da qualche cazzata, ma senza insultare, come avevo detto nel precedente video. Allora, sta per cominciare questa partita, e vedo luci e via. L'introduzione, ecco, taccio durante l'introduzione, raccoglimento perché importa. Comunque vi insegnerò dai primi passettini fino alla fine di Broken Steel, perché gioco con la guerra. La guerra non cambia mai. Sin dalla comparsa dell'uomo sulla Terra, quando i nostri progenitori scoprirono il potere omicida di pietre e ossi, è stato versato sangue in nome di Dio, della giustizia, anche solo di un semplice momento di rabbia. Nell'anno 2077, dopo millenni di conflitti armati, la natura distruttiva dell'uomo era arrivata alla saturazione. Sono emozionato. Il mondo era sprofondato in un abisso di devastazione atomica e di radiazioni. Ma non era, come molti sostenevano, la fine del mondo. L'Apocalisse era semplicemente il preludio di un nuovo, sanguinoso capitolo della storia dell'umanità. Perché l'uomo era riuscito a distruggere il mondo. Ma La guerra non cambia mai. C'è tanto da dire. Quando tutto ebbe inizio, in migliaia conobbero la salvezza dagli orrori in enormi rifugi sotterranei chiamati Vault. Ma quando tutti tornarono in superficie, tutto quello che trovarono fu una zona contaminata. Tutti, eccetto chi aveva vissuto nel Vault 101. Dal giorno in cui era iniziata la pioggia di fuoco dai cieli, la massiccia porta di acciaio del Vault 101 si chiuse e mai più si riaprì. È qui che sei nato. Ed è qui che morirai. Perché nel Vault 101 nessuno può entrare e nessuno può andar via. Wow. Allora, nasciamo, veniamo sbattuti fuori dalla sorca. Ma davvero? Davvero? Mi immedesimo nel personaggio. Allora, come prima cosa, dopo la nostra venuta alla luce, dobbiamo scegliere il sesso. E già da qui possiamo essere strategici, perché c'è un'abilità che ci consente di fare più danno ai personaggi femminili se siamo il ragazzo. Mentre c'è un'altra abilità che ci permette di fare più danni ai personaggi maschili se abbiamo il personaggio femminile. Allora conviene scegliere il personaggio femminile. Sono giunto alla conclusione che per poter utilizzare quell'abilità conviene essere un personaggio femminile. Cioè, questo ha un'influenza diretta sul gameplay. Infatti i personaggi maschili sono in abbondanza nel gioco. Ci conviene avere un personaggio che fa più danno ai personaggi maschili, ai nemici maschili. Quindi come sesso scegliamo ragazza. È una bambina. Abbiamo una figlia, Catherine. Una splendida e sana bambina. James, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo. Una figlia. La nostra splendida bambina. Hai un futuro davanti, tesoro. Lo so di sicuro. Lo so di sicuro. Guardati. Chi sei? Paolo Fox, sei. Hai un futuro davanti. Sono tuo papà, tesoro. Quale? Papà. Ti servirà un nome. Dio. Peggio di Paolo Fox, questo. Madre ed io abbiamo parlato molto. Che ne dici, signor? Allora, diamo un nome al nostro personaggio. Io la chiamerei... Ci ho pensato lungo. La chiamo Giorgia Stobbarti. Così, come
per omaggiare un'altra famosa saga videoludica, Giorgia Stobbarti. Non vi dico da dov'è, perché cioè, si indovina, e poi comunque non voglio fare un gameplay di nozionismo. Io vedo altri che fanno gameplay di nozionismo e si mettono a dire un sacco di informazioni sul gioco. E vabbè, si può dire di tutto su Fallout, di tutto. Citazioni a film di ogni genere, come Un ragazzo e il suo cane, film che è tratto da una graphic novel. Si può parlare di Marie Curie e della scoperta del radio, che aveva veramente influenzato a un certo punto la società americana, al punto che vendevano elisir di acqua miracolosa al radio, tabacco al radio, cose così. Ma insomma, no, non voglio fare un gameplay di nozionismo, anche perché con Fallout è impossibile, poi diventa noioso. Qui si fa un gameplay di botte, stronzate e guida strategica al gioco. Quindi andiamo avanti con la nostra Giorgia Stobbarti. E via, che è spurgata, è stata spurgata dalla sorca. Sembra che abbiano finito la proiezione genetica. La proiezione genetica. Come sarai da grande? Come sarai da grande? Allora, scegliamo una razza. La razza afroamericana, la faccia. C'ha delle facce preimpostate che mi vanno già bene. Questa. Ma sì, una. Questa qui va bene come faccia preimpostata, cioè non perdiamo tempo con le facce, se no c'è da divenire scemi. Questa va bene. Poi gli cambiamo il colore dei capelli, io gli metto un tutto bianco. Ecco, magari giusto, gli occhi. Gli occhi azzurri, ecco, una negra con gli occhi azzurri e i capelli bianchi, ci sta da Dio. Ci sta da Dio, cioè capelli a caschetto e basta. Altro che, siamo cioè personaggi, chi so, i Black Eyed Peas, chi so questi. E sì, è questo il mio personaggio. Molto a tuo papà. Assomiglierò molto al papà. Nossa, allora è messo male sto papà. Non mi sembra che sto papà sia un negro con i capelli bianchi, però sei proprio come suo papà. Vabbè, sto tossendo, sto scatarrando. Tra un po' mi faccio il bidet durante il gameplay. E tu? Che persona sarai? Che persona sarai? James! Catherine! C'è qualcosa. Viene il resto cardiaco. C'è qualcosa. Inizia la compressione. Porta fuori il bambino, forza! Ma 1000. 2000. Forza! Muore da resto cardiaco dopo. Post parto, cioè. Vabbè. We need a doctor, not a dead man. Fail to meet my expectations and there will be no guardare. James and his cheery chatter. And your future is bright. This place will feel just like a tesoro. Forza, vieni da papà. Questa è la mia parte preferita del gioco, perché abbiamo un'arma potentissima. Dada. È brilla cata. Secondo me si può uccidere anche l'ultimo boss con questa. Allora, andiamo verso papà, che è un negro. Ce la puoi fare. Visto che noi siamo negri, è negro anche il papà. Se fossimo stati bianchi, sarebbe stato bianco il papà, figo, no? Cioè, praticamente è l'unico papà che prende i connotati del figlio. Hai un anno e già cammini da professionista. Tua madre sarebbe stata molto orgogliosa. Ascolta, Pulce, so che non ti piace quando papà va via, ma devi stare qui per conto tuo un attimo. Stai qui mentre papà lavora in ufficio. Starai bene, tesoro. Torno subito. Ok. Vattene, vecchio. Allora, mentre papà è in ufficio, noi modifichiamo le opzioni. Allora, partita, difficoltà molto difficile, bene, è già impostata. Poi, comandi, sensibilità del mouse, perfetto, è tutto già perfetto. Allora non c'è bisogno di impostare una ceppa. Ok, io gioco a modalità molto difficile, perché sì, perché non sono un nabbo, è semplice, molto semplice. Io spacco il culo, mi sembra, sono cattivo, aggressivo, sono aggressivo e ho bisogno di avversari difficili. Allora, comunque, guardate cosa possiamo fare. Oltre a... Allora, possiamo prendere l'orsacchiotto e portarcelo dietro e fare... Bello, Bello questa infanzia bucolica, se penso a quello che viene dopo. Qui c'è una macchinina, oggetto fondamentale per costruire la balestra, ma ce ne sbattiamo le balle. Quindi, adesso abbiamo preso il giocattolo, lasciato andare il giocattolo, tutto qui. Guardiamo il libro 6 special.
Ecco, questa è una parte fondamentale, essenziale del gioco, perché dobbiamo assegnare le nostre caratteristiche special, cioè le caratteristiche che contraddistinguono il nostro personaggio per tutto il resto della partita. Non vi preoccupate se sbagliate qualcosa, tanto all'uscita del vault potremo rimpostare tutto se non ci piace. Comunque io direi già da ora di impostare. Ecco, io sono l'unico che gioca con gli appunti dietro. Allora, ho i miei appunti su come impostare le special. E vediamo un po'. Ah, per fortuna che avevo i miei appunti. Dove stanno? Allora, io so già come impostare tutto e perché. Cioè, so già quali special attivare, quali no, per quali perks riuscire a ottenere. Insomma, allora, abbiamo la nostra strategia sul lungo termine di battaglia, battagliera. Adesso un attimo che le ritrovo. Allora, forza 6. Forza 6 perché dopo ci sono abilità le quali per essere prese hanno bisogno di forza 6, abilità buone, abilità come schiena resistente, eccetera. Percezione lasciamo la 5, però nell'appunto qui c'è scritto alzarla a 6 il prima possibile con vista delle formiche. Vista delle formiche è una abilità che si ottiene a Greditch dopo aver sconfitto la regina delle formiche o dopo aver aiutato lo scienziato, non so, ci permette di alzare la percezione a 6, cosa che ci permette di conquistare una skill interessante che credo sia poi misterioso, estraneo o qualcosa, comunque una skill importante, e quindi la percezione andrà portata a 6 velocemente, dovremmo andare subito a Greditch. Stamina, stessa cosa, c'è una skill che ha bisogno della stamina 6, non mi ricordo, qualcosa a che fare con la difesa. Poi carisma. Il carisma è un'abilità inutile, tanto basta alzare l'eloquenza, veramente, che infatti come prima cosa alzeremo l'eloquenza, una fra le prime cose alzeremo l'eloquenza perché ci serve nell'avere a che fare con i personaggi. Non ci sono abilità interessanti che richiedano carisma, cioè c'è l'abilità per farsi seguire gli animali, abilità sul baratto. Sinceramente avremo tanti di quei soldi che il baratto non ci importa. Non ci importa avere sconti dai negozianti. Intelligence. L'intelligence va portata a 9. Dopodiché la nostra prima mossa sarà andare a Rivet lungo il fiume per prendere la bamboletta e portare l'intelligenza a 10. Così da livello 1 a livello 2 daremo 19 punti abilità, se non sbaglio. Poi da livello 2 a livello 3, eccetera, eccetera, livello 4, 20 punti di abilità finché non avremo l'abilità impara velocemente, che ci consentirà alla fine di dare 23 punti di abilità a ogni level up. Quindi intelligenza a 9, agilità 7 perché c'è nervi d'acciaio, una skill fondamentale, ci consente di ricaricare più velocemente gli ability point, quindi ci servirà agilità 7. Fortuna a 6, molti dicono: ma perché non usi le armi di energia, non pompi le armi di energia, poi metti la fortuna a 10 così colpisci? Lo so, ma queste cose, dato che stiamo giocando a Broken Steel, le possiamo fare anche una volta arrivati a livello 30. A livello 30 cosa abbiamo? Abbiamo l'abilità quasi perfetto che consente di alzare tutti gli special a 9. A quel punto, prendendo le bamboline che sono sparse per tutta la zona contaminata, potremmo avere tutti gli special a 10, perché se noi aspettiamo fino a livello 9 senza prendere alcuna bambolina, poi le andiamo a prendere tutte, arriviamo a 10. E quindi con tutti gli special a 10 non ci importa adesso di mettere fortuna o quant'altro a 10. Io ho messo intelligenza a 10 per avere più punti abilità. L'importante a questo punto è riuscire a prendere le perks per tempo, perché se noi arriviamo a livello 18 o 20, non mi ricordo qual era, non abbiamo i 7 punti di agilità che consentono di prendere nervi d'acciaio, siamo degli sfighe, non lo possiamo fare dopo a livello 30, è un casino. Quindi dobbiamo arrivare passo passo a prendere tutte le perks fino a che a livello 30 avremo la copertura totale da ogni cosa. E quindi questo, qui si chiude il discorso dello special. Riassumendo: forza 6, percezione 5, stamina 6, carisma 1, intelligenza 9, agilità 7, fortuna 6, intelligenza 9 che andrà portata a 10 con la bambolina e percezione 5 che andrà portata a 6 con la vista delle formiche. E quindi fine. Andiamo avanti, che mi sono dilungato anche troppo. Che smalettamento. Diamo delle botte alla palla. Non lo so cosa dobbiamo fare. Siamo incristati. Ecco, arriva il papà, oi.
Dai, di, parla, stronzo. Ti piace esplorare, vero? Mm. E io che cerco sempre di rinchiudere. Esploro anche il tuo culo. Ci infilo tutti i peluche. Una cosa. La matita, il pallone. Vedi? Era il passaggio preferito di tua madre. Mm. Viene dalla Bibbia. Apocalisse 21:6. Ezechiele 25:17. L'Omega. Il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Mm, bene, bravo. Mi è sempre piaciuto. Complimenti. D'accordo, forza, andiamo. Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della carità e della buona volontà conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre, perché egli è in verità il pastore di tuo fratello e il ricercatore dei figli smarriti. E la mia giustizia calerà... Boh, vabbè. Comunque sembrava Julius. Vabbè, niente, lasciamo stare. Andiamo avanti che mi sto proprio... sfondando la minchia. Dobbiamo arrivare fino a prendere Caronte, con questo gameplay. E poi magari uscire. Sempre che non mi si blocchi tutto, perché. Hai acceso la luce troppo scura. Ora non ci vede. Il compleanno! Riesci a crederci? Cresce così in fretta. Buon compleanno, tesoro. Non riesco a credere che hai già 10 anni. Ma vedi, con il mio orgoglio. Con i flashback. Complimenti, signorina. Non devo dirti che questo è un giorno speciale, giusto? Qui, nel Volt 101, a 10 anni si è pronti ad assumersi le prime responsabilità. Mm-hmm. Sì, sì. Eccoti. Come soprintendente, ti presento il tuo personale Pip-Boy. Devi prenderci confidenza. Domani ti sarà assegnato il primo lavoro. Nome ambiguo, Pip-Boy. Però vabbè. Goditi la festa. Si hanno 10 anni una volta sola. Allora, durante la festa bisogna fare tante cose. Ricevere regali. Amico, hai un Pip-Boy. Vorrei avere 10 anni. Ma vaffanculo. Vediamo come siamo orrendi. Ecco, una bambina negroide con la tuta del Vold. Ok. Parliamo. Buon compleanno! Ti abbiamo fatto una magnifica sorpresa, vero? Capirai. Tuo padre aveva paura che ci avessi scoperti. Ma gli ho detto di non preoccuparsi. È così semplice fregarti. Allora, possiamo rispondere. Non so se recitare le risposte o lasciarvele leggere. Facciamo... Bella festa, amata. No, dovrei avere la voce da donna perché è un personaggio femminile. Beh, vabbè, bella festa, amata. Grazie per averla organizzata per me. Di niente, ma in realtà ha fatto quasi tutto tuo papà. Io ho solo aiutato con gli addobbi e tutto il resto. Ehi, scommetto che non indovini il mio regalo. Forza, indovina. Non ne ho proprio idea. Sapevo che ti avrei fatto una sorpresa. Chi è il tuo barbaro preferito? Esatto, Grognak. Numero 14 con tutte le pagine. L'ha trovato in una scatola di roba vecchia di mio padre. Te lo immagini a leggere i fumetti? Immagino che tutti abbiano avuto 10 anni. Vabbè, tranne quelli morti a 9. È meglio se torni dai tuoi ospiti. Ci vediamo dopo, d'accordo? Buon compleanno! Happy birthday to you! Qui abbiamo Grognak il Barbaro, che stranamente, se non lo usiamo subito, in futuro non l'avremo. Perché io pensavo, conservo Grognak il Barbaro finché non arriveremo ad avere l'abilità comprensione, così ci darà 2 punti di abilità. Sto cacchio! Usiamolo subito, che è la cosa migliore da fare. Ci aumenterà armi da mischia di 1 punto. Buttalo via. Parliamo poco con un po' di persone, cerchiamo di farci dare regali vari ed eventuali. Buon compleanno, signorina. Allora, andiamo a parlare, andiamo a vedere cosa fa il robot. Anzi, prendiamo prima il cappello da festa e mettiamoci in testa il cappello da festa, che ci aumenta la difesa. È essenziale a questo punto aumentare la difesa col cappello da festa. Attenzione, è arrivato il momento. Guardiamo il numero del robot. Andy, aspetta. Ecco qua, taglia la torta e fa un casino. Buon compleanno, segaiolo. Sboccati sti bimbi. Sono mortificato per l'incidente con la torta. Semplicemente mortificato. Parliamo con Stanley, che avrà un regalo. Ti piace quel Pip-Boy, signorina? Funziona bene e tutto il resto? È proprio figo, l'hai sistemato per me? In realtà sì, sono felice che ti piaccia. Alcuni pensano che la serie A sia piuttosto rudimentale, ma io amo la loro affidabilità. Certo, come vuoi. Mi hai portato qualcosa per il mio compleanno? Stavo parlando del Pip-Boy e quasi dimenticavo il tuo regalo.
Ecco, buon compleanno. Non è molto, ma spero ti piaccia. Cappello da baseball per bambino, vabbè. Vecchio tirchio di merda. Non ci servirà a un cazzo. Alla gente piacciono. Poi parliamo con la vecchia. Inoltre, ti piace la festa? A 10 anni, non riesco a crederci. Sembra solo ieri che il tuo papà è arrivato. Santo cielo, ascoltami. Stai aspettando il tuo regalo, no? Spero che tu spero che tu mi abbia portato qualcosa di meglio dello scorso anno. Accidenti! I giovani erano più educati ai miei tempi. Rispettavano gli anziani. Certo, c'era un vero soprintendente allora, degno di rispetto. Non come quello che se ne sta là con le sue regole e i suoi segreti. Avrei una mezza idea di raccontarti. Oh, santo cielo, rieccomi a brontolare e tu aspetti ancora il tuo regalo. Credo che avresti potuto chiedermelo più educatamente. Ma è il tuo compleanno? Ecco, un rotolo dolce tutto per te. Rotolo dolce, una merda di regalo proprio. E poi adesso il bullo lo pretenderà. Caspita, Wall, chi è il capo? Dovrebbe essere una festa. Ehi, Hu, grazie per l'invito. Complimenti per la festa, è davvero bella. Lo so, Butch, ti ho creato un sacco di problemi, ma non prenderla seriamente, ok? Che cazzo stai? Comunque, buon compleanno. Ora farei meglio a tornare, sai? Ma questi si drogano. La tua migliore divertimento. Dai, chiedimi sto dolce. Sì, questa festa non è niente male, direi. Per un bambino piccolo. Ah, forte lui. Palloncini, cappellini. Non bella quanto la mia festa, però, ricordi? Mio papà aveva ingaggiato Andy per fare le magie e tutti abbiamo giocato a caccia al mutante nell'atrio. Oh, giusto. Tu non eri tra gli invitati alla mia festa. Che peccato. È stata davvero divertente. Simpatico. Buon compleanno. Spero che apprezzi gli sforzi che ha fatto Amata per questa festa. Sembra davvero che tu le piaccia, per qualche motivo. È lesbica. Certo che le piaccio. Piaccio a tutti. Non è quello che ho sentito io. Ma forse ti sarà di esempio. Hai ancora molto tempo per crescere. Basta, usciamo da sto schifo di festa. Ho fame e quello stupido robot ha distrutto la torta. Dammi quel rotolo dolce che hai preso dalla signora Palmer. Dobbiamo imporci con Butch, che un giorno potrà essere la nostra spalla in giro per la zona contaminata della capitale. Certo, dopo aver completato la quest principale, dopo essere tornati nel vault, ma vabbè. Perché non lo spartiamo? Metà a testa, è corretto, no? Dividerlo? Quanti anni hai? 5? Dammi il rotolo dolce o ti pesto. Certo, Butch. Tu sputa sul rotolo dolce e daglielo. Cioè, faccio anche i versi, faccio anche i fiati. Gli saracci, gli sgrassi. Non voglio diventare nerd come te. Te ne pentirai. Vedremo quanto vali quando non ci saranno adulti in giro. Butch è un tale idiota. Ignoralo. Ignoralo? Che so, ignorabile. Bucciana merda. Non preoccuparti per me. Non mi fa paura. Lo so, pensa di essere un duro. Uno di questi giorni ci vendicheremo, d'accordo? Sì, però sbrighiamoci perché mi sto... Grazie per essere... Mi sto proprio sfondando la minchia. Da fare con il purificatore idrico. Un'altra giovane sulla buona strada per diventare una produttiva... Papà si muove. Sì, basta, state zitti tutti, basta. Fate casino e basta. Jonas? Sai riparare tutto, vero? Sono felice che tu ce l'abbia fatta. Grazie, la manderò giù. Ehi, era Jonas sull'intercom. Lui e io ti abbiamo fatto una piccola sorpresa. Sì, dai, veloci. Jonas ti sta aspettando giù a livello reattore. Vai. E non credere che a qualcuno dispiacerà se ti assenti per qualche minuto. Ma io mi assenterei proprio per ore, giorni, settimane, mesi, anni. Mo' arriva la vecchiazza, la merda di donna che ci dà la poesia. Per fortuna che dopo muore questa. Santo cielo, spero di non essermi persa la festa. Ti sei persa proprio le rotelle, ti sei persa... Perché mi parli come se avessi 5 anni? Ah, sei proprio divertente. Certo che lo sei. Hai 10 anni, il tuo Pip-Boy e tutto il resto. La risposta fuori contesto. Per l'occasione ti ho scritto una poesia. Spero che ti piaccia. Che schifo, ma questo è un videogioco, cioè sta qui a raccattare poesie. Noi dobbiamo andare a ammazzare i mostri, tirare le bombe atomiche, i razzi.
Grazie. Mi hai portato qualcos'altro? Se no, una poesia? Hai voglia di prendermi in giro? No, davvero. L'ho scritta solo per te. Non ho mai copiato una delle mie vecchie poesie. Beh, il giorno della fondazione non trovavo la rima per soprintendente. Deficiente come te. Ma non meriti altro che una deficiente come te. Puoi memorizzarla nel tuo Pip-Boy e leggerla quando ne hai voglia. E tu puoi morire più avanti nel corso della trama. Tu puoi morire con la gamba amputata dal robot perché il medico non c'è. Allora. Qui c'è una porta bloccata, molto difficile. Non abbiamo scasso accento, sennò si potrebbe andare là dentro. E chissà che cosa c'è. Comunque il soprintendente se ne va. Ti stai divertendo? Seguiamolo. Non possiamo borseggiarlo. Come una figlia per me. Comunque possiamo seguirlo, dice, andrà su dalla guardia a dire un po' a parlare male di noi, fondamentalmente, anche in nostra presenza se lo seguiamo. Questa è una cosa, diciamo, una cosa che vi mostro a voi che guardate questo gameplay, che magari ve la siete persa, non ci avete voglia di rifare la parte iniziale per vedere sta minchiata. Andiamo pure su a ascoltare ciò che dice il alla guardia. Si diverte, signore? Beh, sono qui solo perché amata è stata invitata. Ancora qualche minuto, poi voglio che questo posto sia ripulito e tutti tornino al lavoro. Certo, signore. Simpatico lui, ma non lo uccideremo. Ti tengo d'occhio. Tienimi d'occhio, io intanto ti borseggio. L'agente Kendall c'ha due steampacchi e noi glieli prendiamo perché siamo simpatici. Però mi hanno preso a borseggiare. Aia, vabbè, non importa. Potevamo avere due steampacchi borseggiando, ma non ci siamo riusciti. Non importa. Avete visto che l'agente Kendall ha due steampacchi che potevate fregargli in questa fase del gioco. Che non so poi quanto sarebbe stato utile, perché non so se ce li saremmo portati dietro. Fatto sta, parliamo con sto sfigato di merda. Che fai qua giù, signorina? Pensavo che a voi bambini fosse proibito scendere a livello reattore. Non sono mica un poppante. Ho 10 anni! Certo, con il Pip-Boy e tutto il resto. Guardati. Se puoi aspettare ancora un minuto, credo che tuo papà abbia una sorpresa da darti. Aspettiamo, cioè la nostra vita è aspettare. In questa parte del odio i tutorial, ecco, insomma, odio i tutorial. Posso farti vedere la tua sorpresa? Anche fatti bene come questo. Non amo le sorprese. Frase da bedesca, zuta, non amo le sorprese. Da quando? E comunque ti piacerà. Stai diventando grande e hai il tuo Pip-Boy. Hai l'età anche per questo. La tua pistola d'aria compressa. È un po' datata, ma dovrebbe essere perfettamente funzionante. Jonas ha trovato questa cosa qua giù. Non era messa bene. Ci sono voluti 3 mesi per trovare i pezzi per rimetterla in sesto. Minchia. Sai quanto è difficile trovare una molla così piccola? Fortuna che Butch ha riposto male quel suo coltello a serramanico. Allora, che ne pensi? Voglio andarmene di qua. Voglio azione, voglio morti. E io cosa posso uccidere? Calma. È una pistola d'aria compressa, non un giocattolo. Andiamo a provarla. Jonas e io abbiamo trovato un bel posto. Seguimi. Ho visto che c'è chi ha ucciso i supermutanti Behemoth con questo su YouTube. 25 minuti per pim pim per sparare al Behemoth supermutante dei folli. Comunque sì. Beh, che ne pensi? Puoi venire qua giù a sparare quando Sta vuoi. Parte è noiosa. Non volevo uno stupido fucile ad aria compressa per il mio compleanno. Mi spiace che ti senta così. Forse non sei grande quanto pensavo. Se non lo vuoi, troverò qualcuno che lo voglia. Ecco, per esempio il tuo sfintere. Ficcatecelo dentro! Allora dai, spariamo a questi bersagli. Non so sparare. Fai attenzione. Oh, uno scarafaggio radioattivo. No, non so fare. Non so fare. Pure la guida qui, dai, basta. Finiamola, tutto ciò è patetico. A parte che non muore. Poi sta lì fermo, l'unico che sta lì fermo. Vabbè, basta. Ottimo lavoro.
uno scarafaggio radioattivo in meno di cui occuparsi. Facciamo una foto insieme. Conserviamo questo momento. Ma perché devo conservare questo momento? Io lo voglio cancellare dalla mia esistenza. L'altro gameplay l'avevo cominciato appena fuori dal volto apposta, però questo voglio... andiamo, va. Facciamo sta foto. Via. Mi immedesimo. E finalmente comincia la parte un po' più action. Anzi, no. No, ora c'è la rottura di palle dell'esame di maturità. Fa l'esame di maturità la bimba. Che palle. Vabbè. Per quanto ne so, sei una sedicenne che gode di ottima salute. Quindi, sì, devi andare in classe e dare il tuo esame GOT. Diamo l'esame, che palle. Vai ora, hai un GOT da fare. Ma vaffanculo. In inglese era you have a GOT to take. Sembrava hai una capra da catturare. Se lo dici tu, papà. Ehi, non sono io a decidere. Le regole sono queste. Ora hai 16 anni, quindi quest'anno farai il GOT. Evviva. Andiamo, non è così difficile. Tutti devono farlo. Vedrai che andrà bene. Ciao, papà. Mi raccomando, figliola. Ora vai. Figliola, però nel dialogo c'è scritto figliolo. Allora. Allora, qui, dalla scrivania di papà, non dimentichiamoci di prendere la bambolina medicina. Credo che potremmo tornare anche dopo nel vault, ma è meglio averla subito. La bambolina medicina ci aumenta di 10 punti la abilità medicina 33, ecco. Guardate che coincide. Allora, poi qui c'è una frase incorniciata bloccato media che richiede un'abilità scarso di 50 per forzare questa serratura. Ci torneremo. Hai avuto occasione di adesso non possiamo. Questi si parlano. C'è qualcosa che ti preoccupa? Vorrei solo dargli un'occhiata. Nessun problema. Nel computer di papà ci sono le schede di alcuni pazienti, che magari è interessante anche leggerle. Dice che alcuni pazienti vanno avanti a psicofarmaci, stanno male, gli rompe i coglioni la vita nel vault, soffrono di mal di cresta cronici per via della mancanza di luce del sole. Amata, il soprintendente non si fida di sua figlia, vuole essere presente mentre parlo col dottore, eccetera eccetera. Esperimento sulla purificazione, perché vabbè, tutto ciò. Il papà fa esperimenti e si capisce che in qualche modo è uno che viene fuori dal vault. Buongiorno. Comunque, devo spoilerare? No, però era per dirvi il contenuto del PC del papi. Prendiamo lo steampacco da qui, lasciamo perdere l'altra roba, a parte forse la siringa, no, neanche forbici. Qui c'è una scatola vuota, scatola degli attrezzi con rottami di ferro e modulo sensore, prendiamoli. Ciao Stanley, mi dispiace averti fatto aspettare. Qual è il problema? Ascoltiamo i dialoghi. Ho un mal di testa che non vuole andarsene. Ecco. Neanche con le pillole che mi hai dato la scorsa settimana. Credo siano le luci, mi fanno male agli occhi. Ecco. Ti sta ancora dando problemi? Beh, posso fare ancora qualche test se vuoi. I rottami di ferro sono la nostra principale fonte di denaro. Molto? Li potremo vendere a Megaton a un tipo che ci pagherà un sacco di soldi per i nostri bei rottami di ferro che si trovano ovunque. C'è un punto in cui se ne trovano 50. Cosa c'è ora, signorina? Adesso qui io direi di salvare perché ci servirà l'eloquenza. L'eloquenza, e conviene vincere le sfide eloquenza perché fanno salire l'esperienza, tutto qui. Quindi io salvo, adesso non abbiamo abbastanza eloquenza o carisma per vincere la sfida eloquenza che ci si prospetta. Quindi non faremo altro che, se falliamo, andare a ricaricare finché non riusciamo. Vogliela vedere, Butch. Bello, eh? Qual è il problema? Allontana da me, stupidi serpenti del tunnel. Se vuoi il mio parere, sono solo idioti immaturi. Perché non mi lasciano in pace? Non è colpa mia se mio padre è il soprintendente. Non mi importa della loro stupida banda. Potresti parlarci tu. Forse Butch ti ascolterà, per favore. Vedrò se riesco a farli ragionare. Grazie, la tua amicizia per me ha sempre significato molto. Prova a parlare con Butch, faranno tutto quello che dice. E qui parte la sfida eloquenza, ma noi che abbiamo dato carisma 1, per vincere le sfide eloquenza siamo ridotti alla sfiga nera. È una nullità, Butch. Ehi, guarda chi c'è. Temo di non avere tempo per le tue belle parole adesso. Quindi vattene.
Sembra che ti stia divertendo. Hai dannatamente ragione. E per il tuo bene farei meglio a tenerti alla larga da noi. Nessuno osa mettersi contro i serpenti del tunnel, specialmente questa piccola figlia di papà con la puzza sotto il naso. Eloquenza 20%. Se continui a darle noia, il soprintendente punirà la tua banda. Proviamo, ma credo che fallirà. Come se avessi intenzione di... Dato che fallisce... ...di ascoltare una nullità come te. Sparisci, poi in Dexter, vabbè. Allora, ricarichiamo finché non vinciamo. Ci riproviamo all'infinito finché non la vinciamo. Così possiamo permetterci di tenere il carisma a 1. Simpatico, no? Sì, guarda qui. Hai danno... Come se avessi... Non ci riprovo. Nessuno mi vieta di riprovarci. Sì, guarda... Hai danno... Come se avessi... Ok, questa parte l'avevo scelto nel gameplay vero e proprio. Forse hai ragione. Possiamo occuparci di lei più tardi. Abbiamo ottenuto karma, più 5 punti esperienza. Questa stronzetta non si merita il nostro tempo. Come vuoi, Butch. Sei tu il capo. Viva i serpenti del tunnel! Bene, andiamo. Ci abbiamo messo un po', ma ne è valsa la pena. Soprattutto ne è valsa la pena perché così il carisma lo teniamo a 1, però otteniamo gli stessi risultati e vaffanculo. Oh, Susie, che novità ci sono? Grazie per averli fatti sparire, idioti. Non so perché non vogliano lasciarmi in pace. Solo perché mio padre è il soprintendente, credo. Idioti. Forse perché non gliela dai, forse. Prova a dargliela, fai una bella orgiona di gruppo. Prendendo in giro. Non te ne sono arrivati dei nuovi pezzi. Beh, ce l'hai fatta. Tutto pronto per il GOAT? Credimi, davvero, non è così male. Tutti devono passarci. Facciamo il GOAT anche perché... è da vedere il GOAT, dai. Diciamo che nel mio gameplay voglio che ci sia tutto, quindi facciamo sto GOAT. Certo che ci sono, scommetto che ce la farò. In realtà se rispondiamo andiamo, non dovrò davvero superare questo stupido test, possiamo permetterci di saltarlo e attribuire le caratteristiche direttamente senza la sbatta di stare a fare tutto il test. Comunque lo facciamo per la gioia della completezza. Non ho dubbi, specialmente perché si tratta di un test a scelta multipla senza risposte sbagliate. Inizieremo non appena tutti avranno preso posto. Buona fortuna. Andiamoci a sedere. Andiamo ragazzi, prendete posto. Il GOAT serve solo a caratterizzare il nostro personaggio, ma in realtà poi possiamo modificare queste statistiche quando ci pare, anche all'uscita del Volt 101. Ah, non importa che rispondiamo, a me interessa... Beh, ora che tutti hanno trovato l'aula, finalmente possiamo iniziare. Cioè, a me interessano scasso, eloquenza e esplosivi, quindi... Però vabbè. Parlate e non copiate dagli altri. Sì, sto parlando con te, Deloria. Certo, signor Broch. Se nessun altro ha commenti intelligenti da fare, iniziamo. Domanda 1. Uno scienziato pazzo del Volt corre verso di te urlando: metterò il mio armonizzatore quantistico nella tua camera di risonanza. Frase un po' ambigua. Qual è la tua risposta? Ma dottore, ciò non causerebbe una destabilizzazione parabolica della singolarità della fissione? Davvero? Non rompere, amico. Non dici niente, ma afferri un tubo vicino e colpisci lo scienziato alla testa per metterlo al tappeto. Per quanto potevi saperne, stava progettando di far esplodere il Volt. Non dici niente, ma te la squagli prima che lo scienziato possa continuare il suo farneticamento. Vabbè, diciamo, rispondiamo un tubo, vabbè, non importa. Domanda 2. Mentre lavori come tirocinante nella clinica, un paziente con una strana infezione al piede inciampa nella porta. L'infezione si propaga con una velocità allarmante, ma il dottore è temporaneamente ucciso. Schifo. Cosa fai? Inquietante. Amputi il piede prima che l'infezione si diffonda. Gridi chiedendo aiuto. Medichi l'area infetta al meglio delle tue capacità. Trattieni il paziente e ti limiti ad osservare mentre l'infezione si diffonde. Diciamo grido chiedendo aiuto, via. Domanda 3. Scopri un ragazzino che si è perso nei piani inferiori del Volt. È affamato e spaventato, ma a quanto pare è anche in possesso degli oggetti rubati. Cosa fai? Uccidiamo, lo abbracci e gli dici che andrà tutto bene. Confischi gli oggetti rubati con la forza e lasci lì il ragazzino per punizione. Svuoti le tasche del ragazzino per tenerti gli oggetti rubati e lo lasci al suo destino. Porti il ragazzino in salvo e lo accompagni dal soprintendente. Facciamo così, dai, basta. Domanda 4. Congratulazioni. Hai creato una delle squadre di baseball del Volt 101.
In quale posizione preferisci? Squadra di baseball. Battitore designato. Nessuno vorresti che il Volt avesse una squadra di calcio. Ricevitore, lanciatore, diciamo l'ultimo. Domanda 5. Tua nonna ti invita a prendere un tè, ma ti sorprende dandoti una pistola e ordinandoti di uccidere un altro residente del Volt. Sì. Cosa fai? Obbedisci alla nonna e uccidi il residente con la pistola. Offri l'oggetto più prezioso che possiedi in cambio della vita del residente. Chiedi alla nonna un ammitragliatore a canne rotanti al posto della pistola, non vuoi certo mancare il bersaglio. Butti il tè in faccia alla nonna, che mi sembra la cosa più... Domanda 6. L'anziano signora Bernati si è di nuovo chiuso nei suoi alloggi e ti è stato ordinato di farlo uscire. Come procedi? Usi una forcina per far scattare la serratura della porta. Contratti con un teppista del Volt per avere i suoi petardi e fai saltare la porta. Vai nell'armeria, prendi una pistola laser e fai saltare la serratura. Te ne vai e lasci il vecchietto a marcire. Ma diciamo che usiamo la forcina. Domanda 7. Oh no, hai subito un'esposizione alle radiazioni e dal tuo stomaco è cresciuta una mano nel cervello. Sì. Qual è il miglior ciclo di cure? Un proiettile nel cervello. Forti dose di un agente antimutagene. Pregare. Forse Dio ti risparmierà in cambio di una vita di pia devozione. Dio scritto in minuscolo. Grandi. Rimozione dei tessuti mutati con un laser di precisione. Ma che ne so, un proiettile nel cervello. Domanda 8. Un residente del Volt 101 è in possesso di un fumetto di Grognak. Sì. Barbaro, Grognak. Perché? Qual è il modo migliore per ottenerlo? Scambiare il fumetto con uno degli oggetti di valore in tuo possesso. Rubare il fumetto minacciando con un'arma da fuoco. Introdursi furtivamente negli alloggi del residente e rubare il fumetto dalla sua scrivania. Mettere qualche goccia di roba che stende della Nuka-Cola del residente e sottrargli il fumetto quando è privo di sensi. Facciamo così, via. Domanda 9. Hai deciso che sarebbe divertente fare uno scherzo a tuo padre. Entri nel suo bagno privato quando non ti vede nessuno e... Allenti i bulloni di alcuni tubi. Quando il lavandino viene attivato, il bagno si allaga. Metti un petardo nella toilette, farà sicuramente un bel po' di confusione. Forzi l'armadietto dei medicinali chiusi e sostituisci le sue pillole per l'alta pressione con pillole di zucchero. Cambi il vattaggio del suo rasoio per fargli prendere una scossa per la prossima volta che si farà la barba. Ok, vedete... Domanda 10. Chi è incontestabilmente la persona più importante del Volt 101? Colui che ci protegge dai rigori della zona contaminata atomica e a cui dobbiamo tutto, incluse le nostre vite? Il soprintendente, cioè, risposte multiple. Allora, le domande del test servirebbero solo poi a darci un bonus ai punti abilità che dovrebbe caratterizzare il personaggio. In realtà tutto ciò è inutile perché lo possiamo fare come ci pare, quando ci pare, quindi questa cosa del GOAT è più che fine a se stessa. Posate le matite, ragazzi. Il famigerato GOAT è terminato. Sono certo che la maggior parte di voi non l'ha trovato così difficile. Per gli altri... No, l'abbiamo trovato una perdita di tempo pallosa che distrugge il ritmo. Non dimenticate di consegnare. Noi non vediamo l'ora di giocare, di uscire dal Volt. Volete sapere cosa succede alle persone che non passano? Ci sono tutte ste rotture di cazzo. Potete prendervi il resto della giornata libera per festeggiare o per pregare. A seconda dei casi. Andiamo a parlare. Stai indietro. Ecco qua. Se ne vanno tutti, consegnano. Parliamo con lui. Tutto magari finito? Prima frughiamo nella scrivania. Ehi tu. No. Oh, guarda, è grazie la figlia del. Ah, ispettore di fedeltà del Volt. Pensavo che fosse stato gradualmente eliminato decenni fa. Beh, sembra proprio il tuo lavoro ideale. Cosa vuol dire ispettore di fedeltà? Non importa, ho risposto a caso. È così che ti hanno dato questo lavoro. Più vicino alla realtà di quanto potresti pensare. Ascolta, alla tua età ero riprovevole. Non ho preso il GOAT sul serio e guarda che fine ho fatto. Tra me e te. Il test è una buffa. Ma davvero? Se non ti piacciono i risultati, posso modificare il tuo GOAT. Dimmi cosa pensi. Allora, vediamo cosa è saltato fuori. Scasso, eloquenza e disarmato. E questo è l'ispettore di qualità. In realtà è molto vicino a quello che volevo, perché scasso... Io volevo scasso, eloquenza ed esplosivi. Per cui togliamo disarmato e aggiungiamo esplosivi. Anzi, no. Scasso, eloquenza e ripara. Volevo. Quindi togliamo esplosivi e aggiungiamo ripara.
Perfetto, 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 perfetto. Fatto. Dottore, grandioso. Dai, andiamo a cosa vuoi, sfigato? Oh, vaffanculo, peccato che non lo posso ammazzare botte questo. Ecco qui, signor Crutch. Spero di averlo. Andiamo, va. Grazie, ci vediamo domani. Anything is possible, even an egg. Dad, Mr. Brockman, here to save you now. Is it? E arriviamo alla fase saliente di questa parte dell'avventura. Avanti, devi svegliarti. Eh? Cosa c'è che non va, amata? Devi uscire da qui. Tuo padre se n'è andato e gli uomini di mio padre ti stanno cercando. Cosa vuol dire che mio padre è andato? Ha lasciato il Vault. Non so come, ma se n'è andato e mio padre sembra impazzito. Il mio papà non può aver lasciato davvero il Vault. È impossibile. Anch'io la pensavo così. Ma è vero, se n'è andato e Jonas è morto e adesso stanno cercando te. Cosa? Jonas è morto? Che diavolo sta succedendo? Gli uomini di mio padre credono che Jonas ti abbia aiutato a scappare. L'hanno preso e portato nell'ufficio di mio padre e poi... Oh mio Dio! Oh mio Dio! Non ti metterai a piangere. No, perché dovrei piangere? Era amico tuo, che risposta cinica. Sono venuta qui per aiutarti. Se vuoi ancora che lo faccia, è meglio che prima andiamo. Prima cinica, poi preoccupata, sono un casino. Belli dialoghi. Hai ragione, non posso stare qui, ma dove posso andare? Mi dispiace, ma credo che dovrai seguire tuo padre. Dovrai scappare dal Vault. Ascolta, forse non sono affari miei, ma tuo padre non ti ha detto che se ne sarebbe andato? No, non avevo idea che volesse andarsene. Oh, mi dispiace. Sono sicura che aveva i suoi motivi. Forse Jonas avrebbe dovuto spiegarti tutto. Ma non importa, posso aiutarti a fuggire. Ho un piano. Fuggire dal Vault? Come? Ascolta, c'è un tunnel segreto che dall'ufficio di mio padre porta direttamente all'uscita. Devi inserirti nel computer di mio padre per aprirlo. Usa questi per entrare nel suo ufficio. È così che io entro quando voglio. Cosa ti fa pensare che il tunnel non sia sorvegliato? Forse è una trappola. Non abbiamo tempo per i dubbi. Fidati, la sicurezza non sa del tunnel. Lo sappiamo solo mio padre ed io. Forse la pistola che ho rubato a mio padre ti farà stare meglio. Forza, prendila. E poi usciamo da qui. Allora, qui... Se rifiutiamo la pistola, se la tiene lei, a un certo punto la troviamo che viene interrogata da suo padre e il suo pretendente insieme a una guardia, lei tira fuori la pistola e uccide la guardia. Quindi magari ci conviene lasciarle la pistola, perché così ci ucciderà la guardia, ci farà il favore di ammazzarci la guardia, senza che ci sia bisogno che gliela uccidiamo noi, però così magari poi diventa un'assassina, poi dopo si dispiace, va in depressione. Allora, vabbè, diciamo, no, tienila tu, potresti averne più bisogno di me. Beh, ok, credo che potrà tornarmi utile se mi imbatto in qualche scarafaggio radioattivo. Sì, sì. Va bene, cercherò di raggiungerti all'uscita. Fai attenzione alla sicurezza. Buona fortuna. Poi c'era anche una versione dove lei veniva catturata, insomma, qualcuno finiva in prigione. Interessante. Noi possiamo uccidere il soprintendente... oppure non uccidere il soprintendente, e questo cambierà poi la trama più avanti. Io di solito non lo uccido, ma non mi ricordo perché. So solo che non lo uccido. Mettiamo il cappello da baseball, che ci aumenta la percezione e ci aumenta anche, siamo anche più belli così. E poi niente, esploriamo e andiamo, cominciamo ad andare. Equipaggiamo la mazza da baseball, che perché mi piace dare le botte. Io uso le armi da mischia, mi piace la violenza. Io svergo, cazzo, con le mani nude. Ecco, fermatela! Fermatela un cazzo, tu adesso prendi... Hai abbastanza? Togliti di me! Sangue! Ricordiamoci che siamo a modalità molto difficile.
Quindi anche dei pirla come questo ci potrebbero uccidere se affrontati senza le giuste precauzioni tattico ed equipaggiamentistiche. Cioè, ho aspettato che gli scarafaggi lo danneggiassero un po' prima di infierire. Qui dovremmo aiutare la mamma di un tipo. Devi aiutarmi! Mia madre è intrappolata là dentro con gli scarafaggi radioattivi! Coraggio, vediamo se possiamo aiutarla. Dobbiamo fare favori a Batch, perché dai, poveraccio. Dopo potrebbe diventare la nostra spalla. No, non posso tornare là dentro. Cioè, è buio e ci sono gli scarafaggi radioattivi. Il personaggio che ci segue nel corso dell'avventura, anche se sono molto meglio Caronte e Fawkes, soprattutto. Non preoccuparti, Batch, tirerò la tua mamma fuori da lì. Penso che abbia un oggetto, un coltello unico o qualcosa del genere, quindi... Oh mio Dio, grazie! Non sapevo che fare. Sei il massimo. Quando lo andiamo a prendere come spalla, nel suo equipaggiamento ci sarà un coltello unico, credo. Fucci, credo! Aiutami! Salviamo la mamma dagli scarafaggi! Aiutami! Basta! Cosa sta accadendo? Lo basta. Sai. Ai, fa male, lo sai. Che buoni che siamo. Quanto ce l'abbiamo fatta. Mia madre si riprenderà. Sei il migliore amico che io abbia mai avuto. Ehi, so che non è molto, ma voglio darti la mia giacca da serpente del tunnel. Avanti, prendila. La giacca da serpente del tunnel ci dà più 5 alle armi da mischia. E forse conviene utilizzarla, visto che stiamo usando la mazza. Certo che ha meno difesa della corazza. Comunque, rubiamo anche qualche vodka, che servirà per aumentare il carisma, visto che ne abbiamo poco. Prima delle sfide di eloquenza dovremo berci un bel po' di vodka. Vabbè, andiamo, procediamo. Non sono ancora uscito dal volto, dopo un'ora non sono ancora uscito. Velocizziamo. Sì, bravo. Il nostro compleanno è diventato un banchetto per scarafaggi. Tanto io mi frego le tute. Certo che una pistola mi avrebbe fatto comunque comodo, C'è un tostapane, bicchiere, vabbè, oggetti inutili. Il tostapane può essere venduto, ma... Vabbè, andiamo, let's go! Facciamo un po' di bunny hopping, cioè saltare per cercare di velocizzarsi. Hai avuto fortuna che sia stato io a trovarti. Anche se non è Sirius Sam. Non so cosa tu abbia intenzione di fare e non lo voglio sapere. Vattene da qui e farò finta di non averti mai visto. Grazie, agente Gomez. Mi sei sempre piaciuto. È un vero peccato che sia andata così. Non riesco a credere cosa hanno fatto a Jonas. L'agente Mac ha perso del tutto il controllo. Ma tu sei una brava persona. Non hai fatto niente per meritarti tutto ciò. Va a trovare tuo padre, se ci riesci. Vabbè. Facciamo il bunny hopping. È Sirius Sam che va. Salta. No, ho picchiato il robot. E adesso ce l'ha con me. No, è andato via. Minchia, rischiavo di morire per sta cagata. Non so come potrei aiutarti. Computer. Terminale bloccato. Anche qui non c'è praticamente una chip di interessante. Magari sto armadietti. No, armadietti vuoti. Possiamo. Ah, giusto. Possiamo borseggiare Stanley. Alla chiave della centrale del Vault 101 che ci servirà più avanti. L'hai rubato! Ma vaffanculo. Si torna alla solita noia. Aiuto! Andy mi vuole uccidere! Andy, tra l'altro, è indistruttibile, Andy. È la
nostra unica opportunità, non capisci? Possiamo andarcene da qui, proprio come il dottore. La chiave tanto ci servirà più avanti, non è un problema. Sono io, Tom Holden. Fai attenzione! Di non interferire con... ah! Aiuto! Datemi una mano, qualsiasi residente scoperto al di fuori del proprio alloggio sarà punito. Come facciamo a ucciderli che non abbiamo armi da fuoco? Almeno avessimo una bomba. Possiamo provare con col fucile ad aria compressa, ma... è un pain in the ass, proviamo a disarmarli. Facciamo le cose con calma. Sopporti la vista del tuo stesso sangue? Ce ne sono ancora nel luogo da cui provieni. Questo è il soprintendente. Se ne ammazzo uno, poi gli rubo la pistola. Cavolo, mi conviene lasciar perdere. Andiamo avanti. Se muoio qui, che figura ci faccio? È tutto perché non ho preso la pistola. Vabbè, non importa. Non fai altro che peggiorare le cose. L'importante è non morire. L'importante è vivere. È colpa tua. Tu e il tuo stupido. Oh, ma vaffanculo. Vieni a parlare da fuori da uno schermo. La vita a tutti. Ok. Ti piace questo? È la modalità difficile. Sì, sì! Ok, ce l'abbiamo fatta. Rubiamogli tutto, che è roba che dovremmo poi vendere. Qui c'è un tipo che ha gli occhiali, se non sbaglio. Occhiali da lettura colorati e tuta del volto. Ok. Scatola degli attrezzi con colla, vernice, rottami di ferro. Non ho neanche una pistola. Forte. Ecco. Cerca di ragionare, amata. Alla gente Mac potrà piacere, ma a me no. Dici solo dove trovare la tua amica. Così possiamo... Amata ci uccide quello. È mia amica. Che è un bastardo. È preoccupata per lei. E poi cosa ha a che fare con questa storia? Probabilmente niente. Ecco perché devi dirmi dov'è. Così posso parlarle. Attento, signore, ha una pistola. Amata, dove hai preso quella pistola? Allontanati! Non voglio sparare, ma lo farò! Giuro che lo farò! Come osi minacciarmi? E con la mia stessa pistola! Coglione. Sono tuo padre, dannazione! E devi portarmi rispetto! Agente Mac, non startene lì! Non farmi venire a prenderti quella pistola con la forza, ragazzina!
Dammela subito, da brava. Grande. Parliamo col soprintendente. Oh mio Dio, non avevo idea che mio padre avrebbe... Non ho avuto scelta. Agente Mac, lui... Ama. Ecco, prendila. Non la voglio più. Non so cosa potrei fare se avessi ancora la pistola e mio padre venisse a cercarmi. Grazie. Non avevi scelta, hai fatto ciò che dovevi. Sembra una battuta di Breaking Bad, che è Heisenberg, che... Non avevi scelta, hai fatto ciò che dovevi. Questa è la tipica battuta di Heisenberg, di Breaking Bad. Non ho avuto scelta, ho dovuto fare quello che era necessario. Vabbè, sicuramente farò buon uso di questa pistola, grazie. Forse sarebbe stato meglio se l'avessi presa prima. Ecco, cavolo. Ma è meglio che tu te ne vada da qui. Cercherò di raggiungerti alla porta del Vault. Se non ce la faccio... Buona fortuna. Mi hai ammazzato uno dei nemici più stronzi. Cosa? Spero che tu sia qui per costituirti, signorina. Sei già abbastanza nei guai. Non peggiorare la tua situazione. Dammi la chiave del tuo ufficio e la password. Poi me ne andrò. Oh, è tutto? Non c'è altro che posso darti mentre sei qui? Non otterrai niente da me. Morirò prima di vedere la sicurezza del Vault compromessa di nuovo. Amata si fida molto di me. Se non mi dai ciò che voglio, le farò male, molto male. Mio Dio, sei un lurido bastardo spietato, vero? Credo che lo faresti davvero. Eh sì, peccato che sia immortale. Prendili e vattene dal Vault. Se mai dovessi tornare qui, ti sparerò a vista. Amata è uno di quei personaggi impossibili da uccidere perché è fondamentale per la prosecuzione della trama, quindi se voi provate a spararle o a riempirla a creparla de mazzate, non le succede nulla. Qui c'è una cella e mi ricordo che qualcuno finiva imprigionato in codesta cella, ma vabbè. Vabbè, beviamo un po' d'acqua, l'ultima acqua non contaminata che troviamo in giro. Prima di uscire dal Vault ci ricarichiamo un po' di energia. Qui arraffiamo tutto l'arraffabile in camera di Amata, il denaro, anzi c'era un po' di denaro anche qua se non sbaglio. Il denaro non pesa nulla e si vende, vale a valore 10. C'è questo denaro prebellico, sono 20 caps, però vendendolo nei negozi. È utile, è una cosa che non pesa niente e si può vendere, si può utilizzare per fare soldi. Anche qui nell'altra scrivania, se non sbaglio, ecco denaro. Anche qua denaro. Poi qui c'è Steampack, nota di papà, lenti, divisa al laboratorio che dà più 5 alla scienza. Ascoltiamo la nota di papà. Aspetta, Jonas, devo prima registrare questo. Non so davvero come dirtelo. Spero che capirai. So che potresti arrabbiarti. Ci ho pensato a lungo, ma alla fine ho deciso che era meglio per te non saperlo. Tante cose avrebbero potuto andare storte. Non c'è modo di prevedere come reagirà il soprintendente quando lo scoprirà. È meglio se dà tutta la colpa a me. Ovviamente tu sai già che io sono qui. C'è qualcosa che dovevo fare. Ormai hai raggiunto l'età adulta. Sei in grado di cavartela per conto. Ecco il messaggio. Forse un giorno le cose cambieranno e potremmo rivederci. Addirittura non posso un vaso di fiori. Che sono andato via o dove sto andando. Non voglio che tu mi segua. Il cielo sa che la vita nel Vault non è perfetta, ma almeno sarai al sicuro. Il solo saperti al sicuro mi permetterà di andare avanti. Ok, grazie. Ma l'audio com'è messo? Alziamo l'audio della voce, scusate. Ok. E ora possiamo... Non voglio metterti fretta, Doc, ma starei meglio se la facessimo finita. Ok, andiamo avanti. Addio. Ti amo. Minchia. Devi andare. Cercherò di venirti incontro alla porta del Vault. Fai attenzione. Ok. Andiamo perché mi sono rotto le palle. Un'ora per uscire dal Vault. Compriamo tutto da qui. Io ho rubato tutto! Ecco, questo diventerà il tormentone di questo gameplay. Io rubo tutto! Inserisci password e via! Visualizza dossier di sicurezza, dice che alcuni sono andati
a Megaton, ha dei rapporti sui serpenti del tunnel, dice che Butch praticamente quei bulli sono praticamente li utilizza per mantenere l'ordine. Parla di Jonas, l'amico del papà ucciso, che dice non avrei dovuto assegnarlo come assistente del padre nostro, perché poi questi complottano, ma bla 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 bla. E poi però è un bravo medico, non avevo altre possibilità. Poi dice Amata, non mi fido di mia figlia, che si allontana e bla bla bla. Poi qua si dice hanno fatto delle ricognizioni esterne, hanno visto sti animali qui, le formiche, sono andati a Megaton, eccetera, 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 eccetera. Istruzioni Voltec, qui parla di come il Craig, che dovrebbe, è un modulo per ricostruire la natura nella zona contaminata, ma al nostro Volt non è stato assegnato. Il Craig è molto semplicemente il più avanzato ritrovato tecnologico mai realizzato dalla Voltec. Un modulo di terraformazione in grado di generare la vita dal nulla. Dopo aver superato la furia della devastazione nucleare in un Volt brevettato dalla Voltec, i residenti potranno attivare il Craig per creare un nuovo paradiso terrestre. I crateri e la polvere lasceranno il posto a soffici terreni erbosi e spumeggiante acqua pura. Chiaramente, a causa di limiti di tempo e denaro, non tutti i Volt riceveranno un modulo Craig. E quindi... Allegato A, il Volt 101 non riceverà un modulo Craig e dovrà operare nel rispetto delle direttive indicate negli ordini in codice del soprintendente. Lettera in codice di Stanislaus Brown, che incontreremo dopo, accidenti. Una lettera per il soprintendente dal dottor Stanislaus Brown. Se stai leggendo questa lettera, le procedure di emergenza di internamento del Volt sono state avviate e tu e il tuo gruppo di controllo siete stati chiusi nel Volt. Congratulazioni, ora sei una parte essenziale del programma più ambizioso che la Voltec abbia mai intrapreso. Se non hai ancora letto gli ordini sigillati, fallo ora. Essi contengono i protocolli sperimentali assegnati al tuo gruppo di controllo. Ricorda che la mancata osservanza di questi protocolli metterà a rischio il successo del programma. Basta. C'è tutta la storia dell'enclave, di come abbiano manipolato il mondo per poi... hanno fatto scoppiare un governo ombra degli Stati Uniti che ha voluto far scoppiare la guerra nucleare, perché poi volevano distruggere questo pianeta per colonizzarne un altro, poi hanno deciso che era meglio terrariformare questo pianeta, poi hanno creato il Craig, eccetera. È tutto un casino la storia di Fallout, che parte da Fallout, poi prosegue in Fallout 2 e viene portato avanti in Fallout 3 e New Vegas. Ah, poi, tanto per fare del nozionismo, Fallout 3 originariamente si doveva chiamare Van Buren. Van Buren. Cioè, io le cose le so, però non mi va di dirle durante il gameplay, perché si rischia di fare un gameplay di nozionismo, di puro nozionismo. Cioè, questa non è cultura videoludica, queste sono botte, cazzo! Io sto giocando per riempire di botte i nemici, non per farvi la lezioncina, capito? Io sono qua per spaccare dei culi, sigaro in bocca e culi dei nemici rotti e sangue, grondanti sangue e merda. Vabbè, via. Si esce? Si esce o no? Qui mentre tenteremo di uscire salteranno fuori due pronti a spararci. Poi si potrebbe andare qua dietro a raccattare qualcosa, colla e altri oggetti. Ma non mi va di uccidere quei due, non mi va di rischiare. Io mi nascondo qua. Amata arriva. Oh mio Dio, l'hai aperto davvero? Ce l'hai fatta, hai aperto la porta. Mio Dio, quasi non pensavo che fosse possibile. Non ce l'avrei fatta senza il tuo aiuto. No, non avevi bisogno di me. Se c'è una persona che può sopravvivere là fuori, quella sei tu. Perché non vieni con me? È allettante, ma il mio posto è qui. Il Volt ha bisogno di me più di quanto ne abbia tu. Sono l'unica che può far ragionare mio padre. Ascolta, se trovi tuo padre, digli che mi dispiace per... lo sai, per Jonas e mio padre e tutto quanto. Addio. Addio. Domani è un altro giorno. Scappiamo, cazzo. Scappiamo, questi ci fanno il culo. A me mi schiacciavo con la porta. Ce ne sono ancora nel luogo del... È da pazzi andare là. Allora, e se io ti ammazzo? A parte perché non è il mio nemico. Metti le mani dove posso vedere. Non è mio nemico, è verde. Fico. Fermati, in nome del soprintendente. Adesso è diventato rosso. Ma allora. Presto, chiudi la porta. Adesso è verde.
Ha cambiato allineamento. Ma siete pazzi? Il soprintendente ha detto che chiunque ti porti dentro riceverà un... Vabbè, non uccidiamoli, lasciamoli vivere. Non sono un assassino, uccido solo per autodifesa. Addio. Comunque, chiudi, dai, chiudi, basta, via, chiuditi, guardiamo la porta che si chiude. Addio mondo, addio, addio casa. Vale, ciao. In realtà ci torneremo, gente. Comunque, guardate, qui fuori... Minchia. Qui fuori ci sono i scheletri, i cartelli... Stiamo morendo, stronzi. We are dying, asshole. Help us. Stanno sparando alla Damata, ma tanto non può morire, io non me ne... Andiamocene, via, usciamo. Usciamo finalmente, la prima parte è conclusa. Prima di lasciare il Vault 101 per sempre, puoi modificare il tuo personaggio. Ma no, ci sta bene così il nostro personaggio. Usciamo dal Vault 101. Però ricordatevi che a questo punto questo salvataggio è fondamentale, perché potrete sempre utilizzarlo per iniziare il gioco senza dovervi fare la parte iniziale e attribuire nuove caratteristiche. Fine, esci dal Vault. E come primo gameplay potrebbe anche interrompersi qui, se non fosse che voglio andare avanti fino a Caronte almeno. Quindi verrà un gameplay di 2 ore, gente. Siccome c'è l'espansione, abbiamo... Vedremo tutti i segnali radio nuovi. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare, come dicevo anche nell'altro gameplay, di cui questo è la prosecuzione, è andare nella mappa e impostare come prima cosa la sponda del fiume. Il primo punto che dovremo raggiungere è la sponda del fiume. Perché la sponda del fiume? Perché poi noi dovremo andare... immediatamente a River City. Cosa c'è? Perché c'è un obiettivo qui? Dovremmo andare immediatamente a River City a conquistare la bambolina dell'intelligenza. Perché la bambolina dell'intelligenza? Perché dobbiamo portare l'intelligenza a 10. Così quando passeremo da livello 2 a livello 3 potremo attribuire 20 skill point. Quindi la prima cosa che ci serve è la bambolina dell'intelligenza, per avere al più presto più skill point possibile. E anche perché a Rivet troviamo poi altre cose simpatiche. Intanto Rivet è vicina a una stazione della metropolitana dalla quale poi si raggiunge il museo e dove si può arruolare Caronte praticamente gratis. E poi perché a Rivet ci sono armi, armature, corazze, tanta gente, tanta bella roba simpatica. Dopodiché, dopo aver arruolato Caronte, proseguiremo andando a fare altre cose, andando a prendere la bambolina dell'eloquenza per aumentare l'eloquenza a Paradise Fall. Dopodiché andremo a Megaton e compreremo la nostra casa, cioè disattiveremo la bomba di Megaton e avremo la nostra casa. Poi dovremo prendere anche il cane, Dog Meat, insomma ci sono tutta una serie di cose da fare ben definite per sopravvivere agli inizi in Fallout, ma la prima cosa da fare è andare alla sponda del fiume. Saliti di livello perché abbiamo completato la prima missione, cioè uscire dal Vault, e questo ci ha dato tanta esperienza quanta ne serviva per salire di livello. Incominciamo subito impostando esplosivi a 25, perché 25 è quello che serve per poter disattivare la bomba di Megaton. Il resto lo attribuiamo a Scasso, perché Scasso è un'abilità fondamentale che ci serve fin dall'inizio. Poi, senza arrivare a livello 3, dovremo arrivare a Rivet e prendere la bambolina. Quindi prima di arrivare a livello 3 dovremo prendere la bambolina, cioè dovremo arrivare a Rivet a livello 2. Continuiamo, possiamo attribuire un'abilità. Nessuna di queste serve, perché noi, essendo personaggi di Broken Steel, possiamo arrivare fino a livello 30, dove c'è questa abilità, Almost Perfect, quasi perfetto, porta tutte le caratteristiche special istantaneamente a 9. Vien da sé che non ci serve a nulla, quindi un'abilità come questa, come addestramento intensivo che ci permette di aumentare di uno special, non ci serve proprio. Allievo sveglio, con l'abilità extra allievo sveglio riceverà il 10% di punti esperienza complessivi. Non ci serve a nulla, servirebbe solo per fare level up prima e per ottenere più punti abilità, non ci interessa. Armi corte ed esplosioni, punti abilità, non ci interessano, li otteniamo con l'intelligenza.
fanatico di pistole, altri punti abilità non ci interessano, figlia di papà, altri punti abilità, ladro, punti abilità non ci interessano. L'unica perks veramente utile, particolare, e che ci dà una cosa che non possiamo ottenere in nessun altro modo, è Vedova Nera, quella di cui parlavo prima. In combattimento provocheremo il 10% di più in danno sugli avversari di sesso maschile. Al di fuori dei combattimenti talvolta avrai accesso a opzioni di dialogo uniche trattando con il sesso opposto. Usiamo questa abilità e quindi faremo il 10% in più ai maschi, e siccome gli nemici di sesso maschile sono in maggioranza nel gioco, questa abilità ci serve. Fatto ciò, incominciamo immediatamente a muoverci. Salviamo, perché non si sa mai cosa possa succedere. Sto gioco ha il brutto vizio di crashare. Non voglio gufarmi, ma crasha. Andiamo, recchiamoci. Comunque potrebbe anche finire qui questo gameplay, eh? Nel caso il gameplay finisca qui, vorrà dire che più avanti è crashato. Ho interrotto qui per... Allora, The Pit, ecco, si attiva il segnale radio di The Pit, si attiva il segnale radio di Point Lookout, quindi tutti i DLC, tutte le espansioni di Fallout ci sono e le vedremo, nel corso dei miei gameplay le vedremo. Comunque andiamo avanti, va, non perdiamo tempo. L'altra volta sono morto nel fiume, poi mi sono messo a perdere tempo in giro. Errori che non ripeterò a sto giro. Mothership Z, ecco l'astronave. Molto difficile. Broken Steel Loaded. Vale, sono caduto come un salame. Alert, alert. Ok, basta, via, ho capito. Dopo vado a fare anche le espansioni. Prima devo vivere. Allora, qua però c'è qualcosa di utile. So che in una cabina... in una cassetta delle lettere c'è un libro per aumentare gli skill point. Quindi prendiamo giusto questo. Ho pensato molto a qualcosa che possa accomunarci tutti. Devo stare attento se incontro i cani feroci, perché ecco, ho scoperto Springvale e ho preso il pugilato, il libro sul pugilato birra e vodka, whisky aumentano il carisma, quindi ci servono. Dovremmo avere il cappello per aumentare il carisma, quindi dovremmo andare a Paradise Fall tutto per aumentare il carisma, visto che ce l'abbiamo di merda. Sblocchiamo sta cassaforte, cosa che nel gameplay non ero riuscito a fare. C'è tanta roba, tappi, mentax, droghe, e ci ha dato esperienza. Dobbiamo stare attenti a fare queste cose perché non vogliamo arrivare a livello 3 prima di aver preso la bambolina intelligenza. Cioè, mi sono raccomandato di non fare esperienza, poi cosa faccio? Faccio esperienza sbloccando cassaforti. Stupido! Prendiamo le Nuka Cola perché dopo troveremo un'abilità per creare la Quantum Cola con ogni 10 bottiglie di Nuka Cola. Quindi le bottiglie di Nuka Cola prendiamole tutte. Ne dovremmo avere a centinaia per fare poi la granata Nuka con gli schemi e bombardarci i nemici più forti. Con granata Nuka e esplosivi più 20% distruggiamo anche una regina delle formiche con un paio di colpi. Alieni, mostri, i boss, insomma. I nemici, quelli più stronzi. Cosa c'è là? Un'altra formica. Anche in modalità difficile, molto difficile, le formiche non sono un problema. Boom, bastonata in testa. Cioè, avevo messo la vocetta dei dinosauri doppiati male. Potresti colpirla in testa? Mamma e papà hanno nuovo bebè. Non hanno bisogno di te. Adesso c'è una parte un po' noiosa. Noi camminiamo e basta. Là si vede già il fiume. Qui c'è la famosa casa con il silos, da cui prenderemo la come si dice? Dove sta? C'è un libro. C'è un libro sulle armi che ci aumenterà di uno l'abilità delle armi. Tutto questo l'avete già visto. C'è sigarette da vendere. Tutto questo l'avete già visto nel gameplay di prova, signore e signori. Luce pilota per fare shish kebab, confermo. C'è uno che fugge.
Quei predatori mi hanno legato agli esplosivi. Devi aiutarmi. Quali predatori? No, no, lascio stare. Io me ne vado, bello. Ma tanto esplode lo stesso. Ecco. Bravo. C'ha un coltello. C'ha degli oggetti. Se ci sono dei predatori qui in giro io muoio, quindi mi conviene scappare. Magari anche nascosto proprio. Quei predatori mi hanno rottami di ferro e gruppo manometro, oggetti interessanti. Vabbè, scappiamo, ho paura di morire. Volevo fare tutta una tirata senza morire a sto giro. Chiaramente. L'altra volta sono morto perché sono stato un pirla. Non ci sono predatori, abbiamo fatto un incontro casuale molto simpatico, un tipo che esplode. L'altra volta sono passato di là facendomi quasi ammazzare da uno scorpione gigante e invece conviene passare da qui. Anche perché ci sono simpatiche cose sotto al ponte. Sotto al ponte di Baracca c'è un nini che fa la cacca. Under the bridge of Baracca there is a nini that makes some shit. Ok, ok. Allora, nella barca c'è sempre degli alcolici. Ci sono sempre degli alcolici, munizioni. Le prendiamo che non guastano. Vino e vodka. Ormai sta parte del gioco la sua memoria. Porca vacca, eh? Steampack, sacche di sangue, anche quelle servono in una determinata quest. Birre. Birre a volontà qui, mamma mia. E ci servono per il carisma. Dato che difettiamo in carisma, la birra ci aumenta il carisma, diventiamo più simpatici con l'alcol. Allora, stavo dicendo, passiamo sotto il ponte, poi andiamo a Rivet passando per l'acqua, come mi avete visto fare l'altra volta, nell'altro gameplay. Solo che andremo avanti, stavolta non creperemo, si spera. Non voglio gufarmi. Allora, qua c'è qualcuno che molto simpaticamente ha piazzato una mina, che noi camminando furtivamente andremo a disinnescare. E andremo qui a prendere esplosivi vari. Cestino del cibo che serve per fare la mina di tappi. 5 granate a frammentazione. Credetemi, torneranno utili. Al riparo, libro sugli esplosivi. Granate, eccetera. Cioè, c'è un letto in cui dormire che al momento non ci interessa. Noi si va nel fiume. Ora facciamo la gag. Buttateci te! Mo me butto nel fiume! Ecco, aspetta, facciamo proprio la gag del Montesi, visto che non l'ha fatta mai nessuno. Mo me butto nel fiume! Buttaci di te! Buttaci di te! Ora abbiamo la copertura. Vero che dici così? Beh, qualunque bastardo. Ci morissi pure in mezzo al fiume! Buttaci di te! Ci sarebbero alcune cose interessanti da esplorare. C'è la baracca di Nonna Sparkle. Quello là con la mitragliatrice a canne rotanti è nostro nemico. Vedete quanti nemici? Guardateli in basso. Ce ne sono a destra, a sinistra. Stavolta non affogo belli. Ah! Oh! Cacchio. Rimaniamo sott'acqua, però senza affogare. Ok. Intanto ci stiamo caricando di radiazioni. Ma questo non importa, perché tanto le radiazioni sono il problema minore. Pagando ci possiamo curare o trovando le giuste medicine. Qui potremmo parlare con Nonna Sparkle, che ha tante cose da barattare. Potremmo ucciderla, uccidere Nonna Sparkle. Potremmo fare tante cose cattive a Nonna Sparkle, rubarle tutto ciò che ha. Ma non ha un cazzo, fondamentalmente. Quindi noi andiamo. Tiriamo dritti. Facciamo veloci. Dobbiamo andare giù lungo il fiume e arrivare praticamente qua. A Rivet City. Questo punto è per Point Lookout, lì c'è una barca che ci potrà far arrivare all'espansione. Espansione che su PlayStation 3 era una roba ingiocabile. Poi qua c'era un bellissimo posto dove si poteva andare, c'è tipo un passaggio segreto qui in giro. Si può andare dal Re Myrlork, cioè possiamo andare ad affrontare dei nemici che non sono proprio esattamente alla nostra portata. Ecco, da qui. Qui c'è un ingresso, grata a Fogna Uffici, ma meglio non andarci in questo momento, perché ci fanno il culo, ci sono dei nemici veramente forti che ci rompono il culo. Perché altrimenti potremmo andare lì e fare cose simpatiche.
Che poi credo che sia la quest che dà Moira Brown. Il ponte, ecco, arrivare qua passando dal ponte sarebbe stato un suicidio. Là c'è un altro, là, cosa indica lo schermo? Vabbè. Là c'è un altro tunnel, ma non ci interessa. Stiamo sott'acqua anche se non serve. Le radiazioni ci infetteranno, ma noi arriviamo a Rivet senza schiattare. Che è sempre bello. Dai, muoviti. Mi hanno scritto, sei machiavellico. Beh, certo che sono machiavellico. Perché devo metterci una vita per fare l'esperienza che serve per uccidere nemici, quando posso andare subito da Caronte e sfruttarlo per massacrare un pacco di sigarette e lattina? C'è una barca da esplorare. Cosa c'è qui? Munizioni 44 Magnum. C'è che affogo. Affogo per una scatola di munizioni. Ma va, cagna, via. Andiamo, va. Andiamo a terra. Mi sono stufato. Ecco, sono affetto da radiazioni. Ciò è svantaggioso. Perché ci abbassa la forza, ci abbassa tante caratteristiche che ci servono. Però vabbè, sempre meglio radiazioni che una sventagliata di mitragliatrice a canne rotanti in faccia. Siamo quasi arrivati a Rivet. Poi vi dirò una cosa importante. Hai scoperto il Jefferson Memorial. Anche questo è un luogo molto importante per la nostra avventura. Guardiamo che bel panorama, il cielo, il sole, l'azzurro cielo. Oh, bella, bella questa color correction del cielo. Del cielo. Cielo. Angelo duro. Solo me ne vo per la città. Perfetto, ci starebbe da Dio in questo momento. Magari gliela aggiungo. Non senti il tuo dolore. Siamo quasi arrivati a Rivet. Belli, eh? Almeno credo, sì. Ok. La mappa ce lo conferma. Siamo arrivati a Rivet praticamente senza morire, senza incontrare nemici, senza farci sfondare il culo dal primo handicappato che passa. Quanto siamo belli, quanto siamo bravi. Quanto siamo strategicamente... Vedete, la strategia è più importante dei muscoli. Io sto applicando Sun Tzu in questo momento. Sto applicando Sun Tzu. Là ci sono dei tramutanti, però stiamo ancora attenti. Dei tramutanti, sai cos'è? Le magic, dei supermutanti. Dei tramutanti. I tramutanti sono una creatura di un gioco di ruolo, di un gioco di carte collezionabili. Ovvero Magic the Gathering. E non c'entrano nulla quei super mutanti, questi mostri creati dalle radiazioni di Fallout 3 e dei vari Fallout. Vabbè, ce l'abbiamo fatta. Siamo soli, siamo vivi, ehi! Ci vorrebbe Vasco in mezzo qui a spaccargli la faccia, vecchio di merda, toh. Siamo soli, pum, giù mazzate a Vasco. Questo bellissima statua, stupenda. Ed ecco il cartello che dice Rivet City. Hai scoperto diverse posizioni. Puoi tornare velocemente indietro alle posizioni scoperte usando la mappa globale del tuo Pip-Boy. Ok. Era anche ora. Allora, qui c'è qualcuno che ci chiede l'acqua. C'è l'assetato morto di sete che ci chiederà l'acqua. E noi gli daremo l'acqua? No. Noi ci faremo una scorta d'acqua immensa. E poi quando saremo a livello 30 o giù di lì, o quando avremo finito il gioco, gli daremo l'acqua per ripristinare il nostro karma. Gli daremo una quantità di acqua enorme, riporteremo il karma a livelli altissimi di bontà e così potremo arruolare Fox. Quindi, se invece gli parliamo a sto tizio,
Poi dopo un po' di tempo ce lo ritroviamo morto di sete. Ecco, invece se non gli parliamo, lui rimarrà lì per sempre, per tutta la durata della nostra partita. Il mio benvenuto a Rivet City. Attendi mentre il ponte si allunga. Io ragiono sul lungo termine, capite? Lui mi serve, se gli parlo adesso mi muore. Lui mi serve in futuro. Per ripristinare il karma ai massimi livelli, dopo che avrò collezionato tutta l'acqua e l'acqua purificata purché è possibile trovare in giro. Così arruolerò Fodie. Insomma. Aspetta. Esponi il tuo problema a Rivet City. Cioè, ve lo spiego meglio. Arruoliamo Fox e poi licenziamo Caronte, ecco, grazie a questa mossa del karma e dell'acqua da raccattare. Perché a un certo punto in là nella partita avremo un karma a livello talmente basso di negatività che sarà difficile recuperare. L'unico modo che avremo per recuperarlo e portarlo a livelli alti, ai livelli che richiede per arruolare Fox, sarà appunto dare una centinaio di bottiglie d'acqua a quelli lì. Sto cercando mio padre. E chi potrebbe essere tuo padre? Se vive su questa nave, lo conosco. Sicuramente non lo conosci. Ha vissuto in un vault per tutta la vita. Ah sì? E io sono la principessa delle fate. Continua con questo atteggiamento da sputa sentenze e finirai a galleggiare a faccia in giù nel fiume. Stronzo. Lui è scomparso e io sto solo cercando di trovarlo. Tutto qui. Va bene, puoi procedere. Se vengo a sapere che hai fatto casino, finirai direttamente nel fiume. Intesi? Vaffanculo. Sarebbe bello uccidere le guardie di Rivet per fregargli la loro corazza, che è piuttosto buona. Noi abbiamo la corazza di merda, guarda come siamo messi ancora, che schifo. Vabbè, dobbiamo andare immediatamente al laboratorio, come stavo dicendo. Che è di qua? Science Lab. Magari ci facciamo dare alcune quest nel frattempo, ma la cosa importante è prendere la bambolina per l'intelligenza. Seguiamo i cartelli che dicono Science Lab. Non rubiamo, non uccidiamo nessuno a Rivet, se no rischiamo di inimicarci tutta la cittadinanza, il che sarebbe svantaggioso, ci ucciderebbero. Ed ecco qui la bambolina dell'intelligenza. La tua intelligenza è aumentata permanentemente di 1. Così siamo con l'intelligenza a 10. Figo, no? Ne abbiamo già parlato. Non sappiamo nulla del tuo robot in fuga né ci interessa. Il laboratorio deve risolvere problemi reali. Sì, sì, sì. Ma la dottoressa lì? La dottoressa lì sta cercando, o la dottoressa là? Di salvare vite e le tue continue interruzioni ostacolano il suo lavoro. E ora, per piacere, fatti da parte. Sono certo che il lavoro del dottore con la purificazione dell'acqua sia affascinante. Ma sapessi cosa c'è in ballo? La tecnologia in quell'androide? Cosa c'è in ballo? Tu non vuoi dirmi cosa c'è in ballo? Stranezze e misteri. Un robot è un robot, Zimmer, anche se ha una bella vernice. E ora prego. Ignoranza e spiritosaggine. Siete capaci solo di questo. Una bella mano di vernice, davvero. Non puoi neanche immaginare le imprese del Commonwealth. Basta. Senti, se sei così in gamba, perché non aiuti noi, eh? Ma no, non ti è nemmeno passato per la mente. Vai a spargere altrove il tuo egoismo. Bene, ma non me ne andrò. Non prima d'aver parlato con la dottoressa Lee. Sarò qui quando smetterà di giocare al piccolo chimico e parlerà di scienza. Fa come ti pare. Ciao. Ciao, parleremo con queste persone quando avremo aumentato... Cosa vuoi? L'eloquenza, che è una delle prime cose che andremo a fare dopo aver... arruolato Caronte. Le nuove soluzioni saranno pronte. Così, no, perché adesso potrei fare il giochino del salva, salva, esci, esci, salva, ma... Beh. Ehi, cosa sei? Una sorta di assistente di laboratorio? No, hai un aspetto un po' più stagionato. Per caso sei disponibile? Salviamo, anzi non si può. Potrebbe essere l'opportunità della vita per te. Ho riposto male una proprietà molto delicata e tu mi aiuterai a trovarla. Vai al punto, Zimmer. Di che lavoro si tratta? Ah, una donna d'azione. Sapevo d'aver scelto la persona adatta per il lavoro. Sarò chiaro, non cercherai un cucciolo smarrito o un cimelio di famiglia. Dovrai cercare un androide. Sai cos'è un androide?
No, suppongo di no. Vedi, abbiamo fatto progressi rispetto a quei primitivi barattoli che chiami robot e abbiamo creato l'intelligenza artificiale. Macchine senzienti. Persone artificiali che pensano e sentono in base a come li programmiamo. Saltuariamente il programma dà i numeri, si confondono e si allontanano. Devo capire con che cosa ho a che fare. Cos'è esattamente un androide? Vabbè, no, diciamo, allora qualche suggerimento per trovare questo androide? Come ho detto, sospetto che abbia subito una ricostruzione facciale e probabilmente anche il lavaggio del cervello. Cerca informazioni sull'androide negli studi medici o negli uffici tecnici. Se è entrato in contatto con loro, potrebbero esserci delle annotazioni. Comincia con il dottor Preston. Vive in questo schifo di barca. Vedi se sa qualcosa. Alla fine è pur sempre un dottore. Scusami, sono impegnato a ignorare tutto quello che mi circonda. Vabbè, ci ha dato la quest. Poi le altre frasi... Nelle altre frasi si nascondono delle sfide eloquenza e quindi le affronteremo dopo. Naturalmente. Per superare questa missione, fare come dice lui, dovremmo fare un sacco di cose, interrogare una persona, scassinare una serratura per andare, insomma, da un certo tizio. Lo faremo più avanti. La nostra priorità adesso è Caronte. Magari posso farvi esplorare un po' Rivet. Anzi, dovremmo andare a comprare un'armatura, quindi... Qui c'è la chiesa. Nella chiesa più avanti potrà essere celebrato addirittura un matrimonio. Che Dio ti benedica. Parlando con le persone giuste. Non preoccuparti di me, occupo solo posto. C'è anche il pulpito. Qui veramente vi giuro, più avanti c'è un matrimonio. Olonastro, cosa dice l'Olonastro? Una nota sull'androide. Vabbè, stiamo già senza volerlo. Facendo quella... Non immaginerai mai chi si è presentato da me. Quella chiappa androidi del Commonwealth. All'inizio ho pensato che volesse uccidermi, ma è venuto fuori che è anche lui un androide. Ed è entrato in avaria. Dapprima andiamo al mercato. Sono convinta che ha detto la verità. Dobbiamo trovargli un posto per... Dovremmo comprare o rubare, anche se è rischioso. Inoltre, perché rubare qui significa... Lo aiutiamo a trovare un dottore, essere ammazzati. E un tecnico di fiducia. Subito. Potremmo semplicemente rubare. Questo posto chiuderà tra poco. Queste stupende ciò che devi cose. Se vedi qualcosa di strano. Ma poi tutti questi qui ci sarebbero addosso. Questa ci ucciderebbero. Quindi parliamo con lui. Il negozio sta per chiudere. Ti conviene sbrigare. Oh, la stronza, tu vuoi. Sono qui per fare affari con te. Dritto al punto, mi piace. Allora, cosa possiamo comprare? A parte che armatura in pelle costa 50, minchia. Allora, noi prendiamo l'armatura in pelle e la lingerie. No, cosa? Gli occhiali da motociclista? No. La lingerie perché ci piace. E poi basta. Dovremmo vendere, allora, sigarette. Ecco, denaro prebellico, come dicevo. Però vendiamo le sigarette prima perché pesano. Pacco di sigarette, allora, 24 pacco di sigarette. Boh, ok. Vendiamo tutte ste tute del Volt. Che cazzo ce ne facciamo? Tuta di sicurezza del Volt. Vestiti da colono. Cosa abbiamo? Abbiamo proprio della robaccia. Abbiamo 3000 tute del Volt. Queste qui da 0,5 me ne voglio liberare subito. Che valgono 0, valgono mezzo tappo praticamente. Ok, una tuta me la tengo come ricordo. Poi tostapane, vendiamolo. Quanti oggetti del cacchio ho? Occhiali da letto, no, questi, vabbè, questi sono carini. Manganello, ecco, il manganello lo possiamo vendere, ma proprio. Il guantone da baseball, ok. Basta. Accetta e via, ed esci. Se ti serve qualcos'altro, fammi un fischio. È stato un piacere, Bannon. Torna presto. E così il nostro bel personaggio adesso si può rifornire con una stupenda, diciamo, una stupenda... Dove sta? Gli possiamo cambiare veste, possiamo mettergli
Che cazzo è l'armatura in pelle? Ecco, che ha resistenza al danno 12. E poi siamo più fighi con l'armatura in pelle, no? Quanto siamo belli. Spero che verano. Mettiamoci anche il casco da il cappello da baseball. Oh. Aspetti. Non fermarti. Così siamo proprio fighi, con i capelli bianchi, il cappello da baseball. Ciao, e l'armatura in pelle. Non dovresti sprecare. Se no, possiamo metterle pure la lingerie a sta tipa. Oh, eh? Aumenta il carisma, serve per aumentare il carisma. Con la lingerie e il cappello di Eulogy, che prenderemo a Paradise Fall, avendo aumentato un po' l'eloquenza con la bambolina dell'eloquenza, poi potremo parlare con i personaggi e vincere persino le sfide eloquenza e con gli alcolici, anche se abbiamo carisma ad uno. L'importante è fare le cose fatte bene, perché siamo bravi. Ok, adesso usciti da Rivet andiamo immediatamente da Caronte. E voi direte, come si fa ad andare da Caronte? Che cacchio vuoi fare? Che non c'è un'arma da fuoco, non c'è niente, c'hai la sfiga, puzzi di sfiga. Non sei manco livello 3. Aiutami, oddio. Allora, appena usciti da Rivet c'è questa stazione della metropolitana dove noi ci infiliamo come dei topi, come dei ratti. Quindi la parte conclusiva di questo gameplay si sta avviando. Interscambia Nacostia, scoprirlo ci dà punti esperienza. Andiamo. Andiamo dal nostro amico Caronte. Vi farò vedere come ottenere Caronte praticamente senza soldi e senza farsi accoppare. Qua c'è della... cosa c'è qua? Niente. Qui ci sono le Nuka-Cole. Caronte è utilissimo perché oltre a far fuori i nemici può portare la nostra roba, cioè come una valigia ambulante, è comodissimo. Mentaz, siringhe. Non c'era qualche libro qui in giro? No, forse nella... no, vabbè. Non c'è sta. Caronte è veramente un bravo ragazzo, lui è come il metano, ci dà una mano. Lo possiamo caricare di armi e armature e sarà utile. È un portapacchi, Caronte. Là c'è un nemico, io già lo intravedo. Lui non mi vede, quindi andiamo avanti furtivi. Proviamo. Ma abbiamo delle armi da fuoco? Vabbè, abbiamo le granate, ok. Lanciamogli una granata, voilà. Poi le armi da fuoco ce le darà lui. Facciamo tre granate, via. Cazzo, non l'abbiamo proprio colpito. Ma vaffanculo. Ok, almeno una. Mamma mia, aspettiamo che arrivino qui e poi cominciamo a lanciare granate su granate. Voglia di farmi uccidere, non ho tutta sta voglia di essere ucciso. Quindi utilizziamo lo Stimpak. Io di solito tendo a non utilizzare medicinali, ma a sto punto mi rendo conto. Mazza da baseball che dobbiamo. Sono costretto a utilizzarli. Considero uno spreco di risorse curarmi. Stavo per tornare a Rivet per cercare un letto o fonti di acqua. Allora. Oh, fucile d'assalto, munizioni. Fosse stata una partita mia singola l'avrei fatto, vi giuro che sarei. Piuttosto che usare gli Stimpak,
sono un estremista, sono un esaltato. Ok, direi che ho fatto anche troppo uccidere questi predatori a livello 1 consumando tutte le bombe, ma vabbè. Ok. Bene. Possiamo usare... Di solito non uso nemmeno le armi da fuoco, figuratevi. Io aumento il danno da mischia. Allora, mitragliatrice da 10 mm. Pistola da 10 mm. Usiamo la pistola. Cioè, sto considerando uno spreco curarmi e utilizzare armi da fuoco. Dovrei far tutto con le armi da mischia. Solo che adesso, in questa fase del gioco, proprio non posso, devo curarmi e usare armi da fuoco almeno finché non sono arrivato a Caronte. Da Caronte. Caronte sarà il nostro amico che ci consentirà di risparmiare un sacco di equipaggio. Pugilato illustrato, il jet, la della droga, insomma. Poi birre, mentats, nuke cole e simpatiche amenità varie. Prendiamole e proseguiamo. Scendiamo da questa scala e andiamo di là. No, cazzo. Da dove usci? Da dove cazzo sei uscito? Beh, questa è un'arma da combattimento ravvicinato, per cui utilizzeremo la nostra solita mazza da baseball per farlo fuori. No, l'ho buttata in terra per sbaglio. Sì, falli a pezzi! Che stronzo. Che stronzo io. Ok, ce la siamo cavata egregiamente, direi. Nonostante la cappella, il lapsus. Riprendiamo la mazza da baseball direttamente da lui. E basta. Che errore. Potevo evitare di consumare munizioni, ecco. Vabbè, come stavo dicendo, proseguiamo e andiamo in questo tunnel qua. Perché da qua si esce al museo e alle nostre spalle avremo Caronte pronto da arruolare. Qui c'ho un po' paura, a dire la verità, di infilarmi in codesti pertugi. Comunque, se sopravviviamo un po', c'è il letto. Ma poi cosa, ho sbagliato direzione? No. No, ho sbagliato direzione. Mi stavo dicendo andate là, poi ho sbagliato direzione. Che pirla. Vabbè, fatto sta che arrivati qui, se non è qui è là, insomma. Infatti è laggiù. Dice Northbound Museum Station. È proprio lì che dobbiamo andare. Dobbiamo solamente sopravvivere a questi ultimi predatori invasati che ci attaccheranno. Magari se riusciamo a fare un colpo, un attacco furtivo, sarebbe molto meglio, dato che questi dormono. Se avessi avuto le bombe sarebbe stato perfetto. In mancanza di bombe ci diamo sotto con attacchi furtivi. E magari la mitragliatrice, dai. Usiamo la mitragliatrice, usiamo la stamina. Ti farò a pezzi! È ora di andare! Ti prego! Chi se ne frega? Una mezz'ora per ricaricare. Ormai mi facevo ammazzare. Che cazzo fa? Questa specie di glitch.
Fucile da che? Fucile e passaggio di livello. Allora, mi ero fatto un appunto, mi ero scritto negli appunti cosa dare da livello 2 a livello 3. Allora, da livello 2 a livello 3 qui dice esplosivi a 47. Esplosivi a 47. Vabbè, esplosivi a 47. Noi ci sì, perché deve arrivare a 60 prima di livello 6. Quindi andiamo tutto a esplosivi, ma non arriva a 47. A 45. Perché 47? Cioè, mi ha dato 20 punti di intelligenza e basta. Quanti meno doveva dare? Vabbè, esplosivi. Comunque il concetto, il succo è: diamo tutto a esplosivi. Sì. Yeah, ok, continuiamo. Ah, qui allora, l'unica perks utile a sto punto penso che sia ladro. Ladro perché ti dà 5 punti a scasso. Cioè, noi non abbiamo una perks. Cioè, addestramento intensivo non conviene, perché gli special li alziamo con quasi perfetto. Allievo sveglio non serve. Armi corte esplosioni, fanatico di pistole non ci serve, figlia di papà per scienza e medicina non ci serve. Conviene aumentare scasso, veramente. Allora attribuiamo l'abilità a ladro. Quindi fatto e continuiamo. Dormo per ricaricarmi la vita. Era per questo che non volevo usare gli steampack, perché tanto ci sono letti dappertutto. Vabbè che ci sono anche steampack dappertutto, eh. A una partita mi ricordo che ero arrivato in fondo con 200-500 steampack, non avevo usato praticamente neanche uno per tutto il gioco. Steampack, ti piace steampack? C'è la ferita, usiamo l'impack, usiamo steampack. Ok, si esce da questa galleria to the mall outpost e si arriva al museo. A questo gli do un colpo furtivo perché mi ha rotto il cazzo. Mi sono rotto il cazzo di non riuscire a fare colpi furtivi. Vaffanculo. Se dovessero ferirci troppo, sarà sufficiente fare backtracking e andare nei letti che abbiamo visto qua dietro a dormire. Ma backtracking è pure veloce. Io sono Atla, Atla non si ritira mai. Ritiriamoci, è pure veloci. Il backtracking è pure veloci, capite? Ma tanto non ci uccideranno perché noi siamo troppo forti. E la nostra fidata mitragliatrice rompe il culo a meno che non finisca le munizioni, quindi consiglierei di usare fucile d'assalto. Anzi, sì, fucile d'assalto. Il nostro nemico a questo punto sono la luce e queste lattine sparse in giro che faranno rumore, mentre noi dobbiamo andare avanti nascosti, furtivi. Quello lassù dovremo cercare di colpirlo con furtività, con nascondimento, capite? Mentre è girata. Che schifo. Ah, l'ho persino colpita. Miracolo. Miracolo, basta che mi tirino delle bombe e noi andiamo ancora bene. Dai, venite giù, pezzi di merda. Venite giù, dai. Scendete. Scendete la scala, dai. Dai, che siete furbi. Ti stai... Ho distrutto il muro, non ho fatto un cazzo a lei. Fanculo.
È il peggio che potesse accadere. Allora, fucile da caccio. No, vaffanculo. Che culo. Oh, ci voleva un po' di culo, Non mi andava di utilizzare gli steampack. Steampack. Toh. Beh, muori, beh. Siamo a modalità molto difficile, non per niente. Non possiamo affrontare i nostri nemici alla leggera. Ci vuole una certa attenzione a quello che si fa. Ma tutto perché adesso siamo anche troppo deboli, siamo a livello 3 e siamo scarsi, quindi non è che alla leggera io posso andare in giro cazzeggiando, scherzando. No. Stiamo attenti. Andiamo in giro furtivi, nascosti, a costo di metterci un'eternità, ma senza morire. Allora, chi è che mi spara? Chi è che osa? Ah, c'è uno che spara gli scarafaggi là, giusto. Me lo ricordo. Approfittiamone per rompergli il culo. Ovviamente non l'ho colpito neanche di striscio. Vai a colpirlo per sbaglio. Per errore potevo colpirlo. Tra l'altro ha la nostra stessa arma. Sto figlio di una mignotta. Sto finendo le munizioni, cosa non molto simpatica. Vaffanculo. Fortuna che c'è una mira del cazzo anche lui. Allora, cosa possiamo usare a sto punto? Mitragliatrice. Mitragliatrice, scelgo te! Tra un po' dovrò scegliere un ospedale. Coca-Cola Quantum, ottimo. Comunque se n'è semplicemente andato, questo ci dà l'opportunità di bere un po' di acqua dal cesso per curarci. Poi basta perché mi sto ammalando di radiazioni. Vaffanculo. Cazzo, non voglio morire. Me ne vado. Non voglio morire e non voglio neanche usare gli steampacchi. Perciò me ne vado.
faccio backtracking e vado ai letti. Molto semplicemente, non me ne frega nulla. Ci saranno altre occasioni più pericolose dove dovrò usare gli steampack. Non per niente è la modalità molto difficile e ci sono tante cose da prendere in considerazione. Anche il fatto di dover fare backtracking strategico. Vale, qui c'è un letto, dormo. Dormo un'ora e così non muoio. Mi stavano ammazzando. Ero quasi, sono a un passo dall'arrivare da Caronte. E questi stronzi cosa stanno facendo? Mi stanno ammazzando, mi costringono a utilizzare le medicine. Cioè, vaffanculo. Mi sono perso. No, tomo l'autobus. Tanto noi ho detto che questo gameplay sarebbe stato lungo. Voglio che sia lungo. Voglio farvi vedere come si sopravvive. Modalità molto difficile. Voglio farvi vedere tutto. Cioè, voglio fare un gameplay bello. Senza lasciare nessun dettaglio da parte. Quindi crepare così e ricaricare la partita. Brutto, è brutto, fa brutto. Ho un conto in sospeso con te. Scherzando un paio di palle. T'ho frocio. Ale, addio. Sei morto. E non mi hai ucciso. Va bene, ok, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo dimostrato quanto siamo cazzuti. Mezz'ora per uccidere un nemico, la faccio del cazzuti. Devo farcela e basta. Se ero veramente cazzuto lo uccidevo senza dovermi andare a curare. Qui cosa c'è? Un petardo. Bello, utile. Petardo nel cesso, cos'è? Un riferimento ai Simpson. Vabbè. Manuale di addestramento dei cinesi, delle armi da battaglia. Avevo ragione, c'era un libro in uno dei cessi. Ok, fine, finita. Andiamo su e qua direte, cosa ci fai qua che è pieno di super mutanti? Ti fai ammazzare. Non sono mica nato ieri. Noi saliamo questa rampa di scale ed è vero, là è pieno di super mutanti, ma noi torniamo subito indietro e qui abbiamo l'inferno. Figo, no? E qui possiamo arruolare Caronte subito. Abbiamo iniziato la partita adesso, siamo a livello 3 e possiamo subito arruolare Caronte. E ci sono dei trucchi, dei bei trucchi anche per arruolare Caronte. Allora, qui alla sinistra nel cesso ci deve essere, se non sbaglio, ci deve essere un libro. Ecco, io e Nikola Tesla per le armi elettromagnetiche, per le armi a energia. Poi basta. Fine, andiamo agli inferi. È un bel posto, questo è veramente un bel posto. Un ex museo ricoperto, che ora è abitato da gente infetta. Salviamo la partita. Perché non si sa mai cosa può succedere qua. Poi raccattiamo Caronte.
Oh, guarda chi c'è. Abbiamo un ospite pelle liscia. Che schifo. È da un sacco di tempo che non se ne vedono. Santo cielo, cosa sei? Dimmi, come hai fatto a finire qua giù nel covo dei ghoul? Senza sapere cosa è un ghoul? Eh? Sai, non importa. Sono un ghoul. Tutti qua giù sono ghoul. Ecco cosa siamo. E prima che tu chieda cos'è un ghoul, lascia che te lo spieghi. Non siamo morti che camminano, nonostante la carne putrefatta e il fetore. Siamo mutanti, una specie di mutanti. Almeno penso che lo siamo. E questa è la fine che ha fatto Mike Buongiorno, tra l'altro. Si è alzato in piedi e... Pelle liscia, cosa significa? Dove sono? Sei negli inferi, pelle liscia. È l'unico posto sicuro per noi ghoul di DC. Siamo qui, nascosti da tutti e fuori di testa. Ok. I mutanti ci lasciano in pace e gli schiavisti di solito non si spingono fin qui nella città. Perciò non è così male. Ok. L'unica cosa di cui dobbiamo davvero preoccuparci è la confraternita d'acciaio, finché non lasciamo gli inferi. D'accordo, basta. Parliamo. La confraternita d'acciaio? Cos'hai a che fare con loro? Bastardi, sembrano non essere in grado di distinguerci dai supermutanti. O forse semplicemente non gli importa. Ci sparano e basta. Perlomeno ci fanno la cortesia di sbagliare la mira. Ma sono comunque nemici. Vabbè, basta, andrò a dare un'occhiata in giro. Hai rotto il cazzo! Goditi la permanenza. Però cerca di non fare casini. Qua giù abbiamo un bel posticino. Vorremmo che rimanesse tale. Sì, sì, bravo, adesso uccido tutti. Fammi sapere se ti serve qualcosa. Have to go now. Allora, qui ci sono due personaggi fondamentali. Uno è Azurkal, l'altro è Caronte. Vabbè, l'altro è il signor Crowley. E Greta anche, per via dire. Poi c'è Califano, non so, c'è uno con gli occhiali che sembra Califano, uno con gli occhiali da sole. Sbuca qui a un certo punto. Direi di andare a parlare forse per prima cosa con Mr. Crowley. Signor Crowley, salviamo prima di parlare col signor Crowley. Il signor Caroli. Là fuori, nella zona contaminata della capitale. Ehi, tu! Sì, tu! Perché diavolo mi hai svegliato, pelle liscia? Cosa stai fissando? Pensi di non aver mai visto un ghoul da vicino prima d'ora? Adagio, ora non abbiamo niente contro i ghoul. È così. Anche se ti chiamo Poppante, amante dei mutanti, puttana roba acqua. Puttana roba acqua è figo. Tutto vero, tranne la parte sui mutanti, l'acqua e la prostituta sembrano i dialoghi di Monkey Island. Mi piacciono gli umani che sanno stare al loro posto. Troppi di voi pensano che siamo solo degli zombie. Loro non sanno o non se ne curano che dentro siamo umani quanto loro. Sanguiniamo, sentiamo dolore, proviamo dispiacere. Okay. E sai cosa mi fa davvero andare in bestia? Pensano che l'unico modo per ucciderci sia sparare alla testa, come in uno di quei vecchi film sugli zombie, facendoci così smettere di soffrire. Ehi, lo so. Forse potresti aiutarmi a pareggiare i conti. Qual è il piano? Non tutti sono ben disposti verso i ghoul come te. Alcuni umani sono degli intolleranti. Ci trattano come zombie, chiamandoci mangiacervello e barcollanti. Gliela farò pagare. Prima di entrare nei dettagli, voglio sapere se hai qualcosa in contrario nell'uccidere la gente. La giornata non è finita finché non ho ucciso qualcosa. Non per la giusta causa. Oh, la somma giusta, eh?
Ho questo elenco di persone, nemici dei ghoul. Feccia. Sono rimasti solo 4 tipi sulla lista. All'inizio erano 11. Tutti loro disprezzavano i ghoul e ci trattavano come zombie. Meritano tutti di morire. Ma deve avvenire per un colpo alla testa. Certo. Come nelle vecchie storie dove gli zombie possono essere uccisi solo in quel modo. Ti darò 100 tappi per ognuno di loro, ma se muoiono in modo diverso, te ne darò solo 25. Ok. Certo, la gente così non merita di vivere. E hai niente per qualche altro tappo, sì, ci dà il fucile da cecchino. Eccellente. Prendi questo fucile da cecchino. Ti servirà. Ecco una lista dei nomi e delle loro ultime posizioni note. Se Tenpenny viene ucciso, si spargerà la voce, ma per gli altri avrò bisogno di prove. Riportami qualcosa di personale da ognuno di loro come prova, tipo una chiave, un anello o roba simile. Certo, certo, se lei l'ha salfatto su lui. Per me è ora di andare. A dopo. C'è una sfida eloquenza anche in lui, ma torneremo dopo a parlarci. Equipaggiamo il fucile da cecchino. Cerca di non ammazzare nessuno mentre sei qui. Non ti preoccupare. Invece dobbiamo proprio ammazzare qualcuno. Perché per ottenere il contratto di Caronte dovremmo... Lo sai, Sam. Allora, parliamo con Caronte. Lui è Schwarzenegger versione zombie ed è semplicemente una figata. Parla con Asolo Cole. È Mad Max in versione zombie. Sì, ma... Parla con Asolo Cole. È troppo figa, è Mel Gibson, è, non so, è... Lo vogliamo, è il miglior amico che si possa avere nella zona contaminata. Grande Caronte. Parliamo con Asolo Cole, come dice Caronte. Siediti, bevi. Ehi, guarda chi c'è. Non ti ho mai visto prima, pelle liscia. Io sono Asolo Cole e questo è il nono cerchio. La gente ha i problemi e io gli alcolici da vendere. Beh, alcolici e qualcos'altro per tirarsi su. Se ti serve qualcosa, fammi sapere. Certo, certo. Chi è il tipo all'angolo? Ah, il Lincoln Memorial è da queste parti, ci dà la posizione. Già, del Lincoln proprio Memorial. Est di qui. Un gruppo di tipi armati di pistole ha trovato rifugio là. Vabbè, allora... Non chiediamogli di Crowley, di Mr. Crowley, è omonima canzone dei Black Sabbath, credo. Va bene, chi è il tipo all'angolo? Quello è Caronte. Diciamo che è un buon dipendente. Non rompermi le palle, lui non le romperà a te. È un dipendente leale? Cosa intendi? Io detengo il suo contratto. Il che mi rende il suo datore di lavoro. Fa quello che voglio, quando voglio, senza fare domande. Sai, Caronte è cresciuto con degli individui molto particolari. Loro si può dire che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello. È leale con chiunque gli sia superiore, infallibile e coraggioso fino al termine dell'impiego. Lo vogliamo. Non mi fraintendere, so che ce l'ha a morte con me, ma fino a quando sarà un mio dipendente, sarà tranquillo come un orsacchiotto. Voglio parlarti del contratto di Caronte. Oh, sì, è una risorsa molto utile per me e per il nono cerchio. Cosa hai in mente? Non potremmo escogitare una qualche sorta di affare, che è quello che dobbiamo fare a questo livello. Non abbiamo soldi, non abbiamo niente, non abbiamo armi, non abbiamo i 2000 tappi, figurati 1000 tappi o 2000 tappi, figurati se dobbiamo barattare. Siamo qui a livello 1 e ci serve Caronte escogitando qualche sorta di malaffare. Penso che si possa fare, ma il contratto che voglio proporti potrebbe non piacerti. Sai, non mi piace la competizione per niente. Va contro tutti i miei principi di uomo d'affari. Il fatto che ci sia qualcun altro che vende bevande in città mi preoccupa.
occupa. Greta, la cameriera del locale di Carol. Voglio che tu la uccida. Non mi interessa come. Fallo in silenzio. Fallo e avrai il contratto di Caronte. Certo, Greta non significa nulla per me. Lo farò. Mi fa piacere. Torna da me quando sarà morta e avrai il contratto di Caronte. Di Caronte? Un consiglio. Agisci con discrezione. Se apri il fuoco avrai tutta la città contro e io non potrò aiutarti. Have to go now. Lascia pure fuori i tuoi problemi. Porta con te solo i tappi. Ok, dobbiamo uccidere Greta. Il fucile da cecchino ci tornerà utile. Anche no, anche in realtà potremmo riempirla di botte, però vabbè. Dobbiamo ucciderla con discrezione. Se la uccidiamo qui in città, avremo tutta la città contro, anche Caronte contro. Faremo veramente un casino. Guarda chi non abbiamo i soldi per comprare Caronte o altri personaggi che ci affianchino durante la partita, quindi l'unico modo è fare così. Il mio benvenuto. Intanto parliamo con Greta per capire chi è. È lei. Ciao. Questa qui è Greta. Mi dispiace, sono in pausa. Se ti serve del cibo torno tra un attimo. Ok, poi c'è questa qui che ci racconterà tutta la storia della sua vita, di come quando da ragazzina ha visto la guerra. Magari potremmo anche stare a parlarne, ma insomma, lasciamo stare, è una cosa lunga. Greta c'ha la bella abitudine di andare in pausa fumo a un certo orario della sera, e lo so perché è capitato di incontrarla delle volte passando quando non mi interessava Caronte. Lei si piazza qui, bella bella, fuma e può essere uccisa senza che nessuno la veda. Sono le 8 e 18 del mattino. Se noi facciamo passare 12 ore diventano le 8 e 18 di sera, se facciamo passare 13 ore diventano le 9 di sera, dovrebbe esserci lei in pausa sigaretta, che si fuma la sua sigaretta fuori dalla città e noi possiamo piantargli un proiettile in fronte, così impara, così smette di fumare fondamentalmente. Il metodo più rapido per smettere di fumare, eccola che è arrivata. Si fa la sua bella pausa sigaretta, indisturbata, lontana dagli occhi degli altri cittadini, e lei fuma, perché la donna fuma. Noi le spariamo un proiettile di fucile da cecchino direttamente in fronte, così, perché ci sta simpatica. Cheese, sorridi. E abbiamo perso karma. Abbiamo perso la karma, e si è visto. E si è visto che abbiamo perso la karma. Rubiamole tutto. Usciamo. Ho troppo carico e non posso correre. Accidenti, proprio adesso che sto andando da Caronte. Ma buttiamo per terra, non so. Buttiamo per terra, boh. Ma il manganello. Un manganello a terra, via. Proprio adesso che sto per dare tutto. Sto per svuotarmi e dare a Caronte tutta la mia roba. Io rubo tutto! Ed eccoci qua, parliamo con Azrukol. Hai un'aria davvero penosa. Baffo. Prendi uno scalpello, dammi qualche tappo e racconta tutto allo zio Azrukol. Per quanto riguarda l'accordo che avevamo, Greta è morta come promesso. Davvero? Sembra che questo accordo abbia favorito entrambi. Con i nuovi profitti che farò con i clienti di Greta, potrò assumere un rimpiazzo per Caronte e ne resterà molto per me. Hai mantenuto la tua parte dell'accordo. E io sono un uomo di parola. Il contratto di Caronte è tuo. Ora sei il suo nuovo capo. Congratulazioni. Ti riserverò il piacere di informarlo. Il piacere di informarlo. Allora. Cosa ti pare? Cosa? Per tuo stesso. Perché questo non doveva succedere? Che vuol dire?
Mi hanno ucciso, non ha senso. Cioè... Buono quando la maledizione... Non ho capito, io stavo... Ghoul, umano... Davvero? Con i nuovi hai mantenuto la tua... Ti riservi... Ma non ha senso, perché mi hanno ucciso? Adesso mi ha dato il contratto di lavoro di Caronte e non è successo nulla. Mica, sto gioco ha dei problemi. Perché cacchio mi hanno ucciso? Vabbè, non cambia nulla, tanto c'era il salvataggio lì dalla porta. Oddio, può succedere di tutto in questo gioco, questo è il bello. Parliamo con Caronte. Parla con... Volevo fare un gameplay senza morire e non ci sono riuscito. Calma, ho delle buone notizie, sono il tuo nuovo capo. Hai acquistato il mio contratto da Azrokol, quindi non sono più al suo servizio. Mi fa piacere. Aspetta qui, per favore. Ho delle faccende da sbrigare. Ho fatto tutto per non morire, ma in questo punto dovete salvare, perché succede sempre qualche casino. Azrokol, mi è stato detto che non sono più al tuo servizio. Meno 5 minuti. Sì. Cosa succede? Ok, andiamo. Wow, che cazzo era? Azrokol era un brutto bastardo. Grande. Finché avevo un contratto con lui, ero obbligato a fare ciò che comandava. Ma ora dipendo da te, che mi hai permesso di liberare il mondo da quel ratto schifoso. E adesso, nel bene o nel male, ti servirò. Grande, gli vogliamo bene a Caronte. È estremamente simpatico. E pensavo che a Caronte piacesse Azrokol. Comunque credo di aver capito cosa è successo. Io, mentre cercavo di spegnere la radio, devo avere inavvertitamente rubato una bottiglia o un piatto. E quindi tutta la città mi si è rivolta da contro, mi hanno massacrato. Ma tanto ciao, c'era il salvataggio lì dalla porta. Va bene, abbiamo arruolato Caronte. Ora... possiamo uscire dall'inferno. Si conclude qui questa parte del gameplay. Potremmo rubare qualche armatura o corazza sempre da qua. Perché non ci segue? Perché non ci segue, Caronte? Dov'è? Vabbè, usciamo, andiamo nel mall. Qua uccideremo i primi supermutanti grazie all'aiuto di Caronte. E qui si conclude questa parte del gameplay. Abbiamo arruolato Caronte. Non mi piace questo posto. Grande. E io ti seguirò. Fine.